Buonasera, ben trovati. Nuovo appuntamento con Parliamone Ora. Questa sera, come avevamo annunciato, parliamo di politica, ma prima di entrare nel merito del contesto della trasmissione, subito ad Algisa Biuso. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti e agli ospiti in studio. Ricordiamo per tutti coloro che hanno voglia di intervenire, possono scriverci all'indirizzo redazione @parliamoneora.tv o se preferiscono collegarsi alla pagina di Facebook Parliamone Ora o su Twitter @parliamoneora.tv. La nostra redazione è sempre pronta ad accogliere ogni vostro tipo di intervento. Altra cosa importante, potete seguirci sempre in diretta e live streaming sul nostro sito www.parliamoneora.tv e la puntata di oggi andrà in replica domani alle ore 15:30 su 7 Gold. Ora diamo spazio all'azienda che ha investito sulla nostra trasmissione. La società cooperativa Prassi, progetto assistenza sociosanitaria Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia e nel resto del mondo. Per un'informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria, potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare in sovraimpressione. info@comedy.info, numero telefono 095 35 90 38, numero cellulare 339 59 59 922. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane, all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche, alle possibilità di trattamento delle malattie. Società Cooperativa Prassi. Allora subito ci colleghiamo con la redazione web. Ornella e Massimo, a voi. Buonasera direttore, buonasera a Buonasera, tutti. direttore. Sempre in attesa dei nostri amici a casa che ci scrivono domande e opinioni. Quindi ci sentiamo dopo. Perfetto, grazie a voi. Tra l'altro questa sera farà particolarmente piacere ai nostri ospiti cercare di collegarci con il mondo dei navigatori di internet, che ormai sono anche gli ultracinquantenni, non è che per forza bisogna essere giovani, sono tanti, tanti che utilizzano questo strumento fondamentale, ormai potremmo sicuramente dire. Allora ci colleghiamo con la redazione di Palermo questa sera, una bellissima donna che si è travestita da uomo. Un'altra bella sorpresa, direttore, eh? Ogni tanto te la combino, eh? Come vedi, di Infatti. bello c'è ben poco, però c'è accanto a me una bella presenza di una persona che credo si inserirà in questo dibattito. Si tratta di Giuseppe Chanò, sicilianista, segretario del Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia indipendente, insomma una persona che ha studiato a fondo la storia siciliana per soprattutto il recupero della verità storica della Sicilia, perché lui mi ha detto poco prima di iniziare la trasmissione: non può esserci futuro per la Sicilia senza la consapevolezza del passato e del presente per poter lottare per i diritti dei siciliani. Giuseppe Chanò. Grazie per Buonasera, grazie essere. a voi di avermi dato questa opportunità. Quando vuoi, siamo E qui a pronti qui da Catania Palermo. noi non ci facciamo mancare nulla. Da storico importante che parla di Sicilia, noi abbiamo qua l'avvocato Renato Sgroi, segretario di Rinascimento siciliano, sicilianista della prima ora, possiamo sicuramente dire. Lui è preistorico, ha più di, non diciamo l'età, ma appartiene a quella generazione che la Sicilia l'ha vissuta dall'inizio fino a, ovviamente, a questi giorni, accompagnandola con le sue iniziative. Sicuramente non sono il più vecchio adesso, c'è Giuseppe Chanò, c'è Pippo Chanò, quindi sicuramente quello della prima ora è lui, io sono della seconda ora, però siamo molto vicini. Siete molto vicini, perfetto, benissimo. Allora stasera, siccome parliamo della politica coniugata alla gioventù,
a coloro che vogliono mettersi in gioco, che si vogliono scommettere, che vogliono puntare su quello che è lo sviluppo guardato da un'angolazione particolare, quello della freschezza potremmo dire. E allora, prima di presentare l'ospite, saluto un collega, Marco Benanti. Buonasera Marco, tu mi darai una mano questa sera ad entrare nel contesto delle domande che serviranno per coloro che si stanno scommettendo, mettendoci, come si dice, la faccia nel contesto politico, per esempio, qui a Catania, aspettando l'altro ospite, forse non so se è il suo debutto in televisione ad un talk show, Toti Lombardo, buonasera. 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 Quindi innescherà sicuramente tantissime curiosità anche... Scusate, Lombardo esiste? Lombardo. Ne parlano più? Sì, esiste. Ho visto che è scomparso. Assolutamente non lo conosce nessuno, sì. No, infatti. No, perché sai, bisogna vedere anche quando si parla di Lombardo, se si parla di Lombardo, proprio Lombardo, no. Oppure nome... Raffaele Lombardo, dicono Raffaele Lombardo. Raffaele Lombardo sicuramente non è scomparso, ne parleremo ovviamente anche questa sera. Aspettiamo da un momento all'altro un altro giovane che ha anche un'esperienza importante sulle spalle, perché è sindaco di Pedara, un comune pedemontano. Lui è stato eletto nel Partito Democratico con tra l'altro un successo personale. Tra poco gli chiederemo se l'esperienza di primo cittadino fatta, tra l'altro forse è stato uno dei più giovani sindaci d'Italia, mi pare, 26-27 anni, una cosa del genere. Da lì ha deciso di fare il salto e di fare il deputato, perché c'è bisogno di questo motore, di questa propulsione. Ecco, io vorrei subito chiedere a Toti Lombardo, ecco, un'eredità importante e possiamo dire tra virgolette anche pesante, perché come ho letto anche in qualche cosa che tu hai scritto, ci diamo del tu perché siamo abbastanza, ci conosciamo già da diverso tempo, e tu hai detto gli storici racconteranno quanto fatto da mio padre, perché in tanti, forse anche con abbastanza superficialità, hanno letto quello che è stato fatto in questo periodo. Certo, dico, alla fine penso che sia il giudizio più sereno e forse più lucido che si potrà dare su un'esperienza sicuramente che passerà alla storia. Dico, nel bene o nel male passerà alla storia. Poi magari l'eccessiva faziosità con la quale è stato accompagnato in questi anni non ha dato la serenità, diciamo, del giudizio e quindi dell'interezza di questa esperienza. Quindi quello che dico io è, vediamo che un attimino, aspettiamo che si calmino le acque e che magari questo momento di forte scontro che si è creato in Sicilia venga meno, e poi sarà la storia, saranno diciamo, coloro che si occupano di storia politica a verificare e a rivalutare una storia politica, come è anche accaduto con altri presidenti della regione, diciamo, che riguardano soprattutto anche la provincia di Catania, ad esempio. Quindi il mio giudizio naturalmente non può che essere quello di parte interessata, ma essendo anche da siciliano non può che essere positivo. Poi spero che tanto di quello che è stato riversato su questa esperienza di governo possa ritrovare la luce ed emergere poi per essere utile alla Sicilia. Ecco, tanti sostenitori di Lombardo dicono, praticamente sostengono, che Lombardo sia stato un po' il capro espiatorio di un malessere politico diffuso. Cioè, nel senso, Lombardo è arrivato in un momento praticamente sbagliato, nel senso che gli hanno fatto pagare lo scotto di un malessere in cui la Sicilia ha vissuto per diversi decenni. Non credo sia così, francamente non credo sia così. Credo che Raffaele Lombardo abbia una storia diversa, si porta dietro un'immagine, uno status, che è lo status di democristiano, che purtroppo ha certamente inciso negativamente, prima Repubblica, democristiano, la democrazia cristiana di un periodo che certamente storicamente non è stato positivo per la Sicilia, e quindi la prevenzione in assoluto che il lupo perdesse il pelo ma non il vizio. Questo chiaramente ha inciso negativamente
sul percorso di Raffaele Lombardo. Gli storici, come giustamente diceva Toti Lombardo, gli storici ecco, dovranno poi, con una certa serenità, e speriamo che lo siano, perché gli storici, si sa, se sono faziosi, sicuramente la faziosità la strumentalizzano in una maniera molto più efficace di quanto possa fare l'uomo della strada. Lo storico chiaramente sarà il giudice di domani. E il giudice del futuro, chiaramente, se parte prevenuto, se partirà, se sarà prevenuto, se non riuscirà a vincere la tentazione di dare a Lombardo ancora la veste del vecchio democristiano che perde il pelo ma non il vizio, e non riuscirà a vedere la buona volontà che ha messo Lombardo, la redenzione. Io a suo tempo dicevo spesso che occorreva verificare se ci fosse stata veramente la conversione sulla via di Damasco, in quest'uomo che un giorno lascia il suo partito, lascia l'UDC, tra l'altro in una posizione di privilegio, attenzione, perché Lombardo se ne va via dall'UDC quando aveva dato il 70% dei voti dell'UDC italiana. Quindi aveva il diritto di pretendere addirittura di essere il segretario siciliano, quantomeno, ma io direi anche il segretario politico. Ma lui è stato vice segretario nazionale, mi pare. Tant'è, no? Che io a suo tempo, quando ricevetti la sua telefonata perché mi disse che voleva entrare nelle pieghe della storia della Sicilia, che voleva saperne di più del sicilianismo, del separatismo, dell'indipendentismo, eccetera, dissi: ma scusami, ti serve? Perché devi vendicarti di Casini e dell'UDC? Perché non ti hanno dato quello che ti aspettavo? Ti serve veramente perché vuoi cambiare qualcosa, vuoi dare un tuo contributo? Devo dire, lo misi alla prova in tante occasioni, e la sensazione fu, tant'è che poi il mio movimento Rinascita Siciliana, Movimenti Sicilianisti Federati, con una nota all'ANSA aderì al movimento che in quel momento si nasceva, che stava per nascere, ed era l'MPA, il Movimento per l'Autonomia. Quindi io, per esempio, appartengo a coloro che hanno creduto. Poi, come ho detto l'altra volta, direttamente quando c'era Raffaele Lombardo qui in trasmissione, ho detto che alcuni errori sicuramente li ha fatti. E poi c'è da dire una cosa, piaccia o non piaccia, guardate, Raffaele non è simpatico, perché non sa mostrarsi simpatico. Raffaele è freddo, è glaciale, non riesce a sorridere. Ma ecco, qua tanto quanto. No, no, al di fuori della politica probabilmente mi si dice che è un ottimo padre, mi si dice che è un ottimo marito, mi si dicono tante cose, mi si dice che è anche un uomo di compagnia. Io non lo conosco al di fuori della politica. Mi si è detto questo, però io lo vedo dall'altro lato. E dall'interno della politica, l'uomo della strada vede in Raffaele un uomo freddo, un uomo distaccato, un uomo che molto spesso poi la freddezza viene scambiata per cinismo. Però io vorrei tanto che quelle cose che fa di nascosto, perché è vero, il buon cristiano non fa sapere alla mano destra ciò che ha fatto con la mano sinistra quando ha fatto un'opera buona, ma io vorrei tanto che si sapesse, e lo dico qui in questa sede, Toti, tu sicuramente lo sai meglio di me e più di me, perché io non conosco tuo padre da quel punto di vista, però ho degli amici che sono padri di bambini down. Quello che ha fatto Lombardo per i piccoli che sono affetti da questo morbo di Down, no, io credo non l'abbia mai fatto nessuno, ma ci tiene a non farlo sapere, e io questa sera pubblicamente voglio dirlo. Questo è poi importante. Tutto il resto, per carità, ecco, lo diremo adesso, perché non lesinerò assolutamente, sia ben chiaro, le critiche che già gli ho mosso personalmente. Io gli rimprovero solo di non essere stato molto più coraggioso, di non avere parlato come doveva parlare di indipendentismo, di indipendenza della Sicilia. Beh, di non essere sbattuto per questo, scusi.
Basta, mi fermo. Ne riparleremo tra poco, anche perché io ora questa sera vorrei approfittare della presenza di Toti e cercare di sapere più che altro non tanto il pensiero di suo papà, ormai ovviamente lo conoscono e lo conosciamo anche noi, ma il suo pensiero, a parte la parentesi affettiva, Benanti è stato smentito subito, aveva chiesto se ci fosse Lombardo, più non... No, c'è Crocetta. Ora c'è Crocetta. Che è una rottura rivoluzionaria che non c'entra nulla con Lombardo. Non c'entra nulla con Lombardo, assolutamente. Allora, partiamo da questo presupposto, collegandoci un attimo... Collegandoci un attimo con Chanot a Palermo, va di moda, Chanot, pensare che, per esempio, debbano esserci parità di gentil sesso all'interno di qualsiasi amministrazione. Quindi Crocetta dice ci saranno 6 donne ed è la prima volta che accade in Italia. E c'è bisogno della gioventù, dei giovani, perché praticamente coloro che hanno qualche anno in più ormai sono tutti da cantierare o da rottamare, come direbbe un signore che gira l'Italia facendo le primarie. Ecco, volevo sapere da lei, ma è giusto mettere completamente da parte i cosiddetti capelli bianchi in virtù del fatto che c'è solo bisogno dei giovani? Ma io penso che ci sia bisogno di un forte rinnovamento della classe politica siciliana. Certamente ci saranno delle eccezioni, ma nell'insieme, diciamo, la classe politica siciliana ha mantenuto quelle posizioni di ascarismo e anche di malgoverno che hanno caratterizzato il crollo della Sicilia, che hanno caratterizzato la vita della Sicilia. Quindi un rinnovamento ci vuole, che questo rinnovamento debba contenere una forte spinta giovanile. È pure vero, è anche femminile, perché si è dimostrato che le donne portano anche nella pubblica amministrazione, insomma, qualche cosa di nuovo e anche di serio. Noi abbiamo visto, insomma, anche le ministre donne che si sono, diciamo, barcamenate talvolta meglio degli uomini. Però, ripeto, la questione siciliana è un'altra cosa. Bisogna mobilitare tutti, certamente, anche gli anziani, diciamo, bisogna mobilitarli, ma sclerotizzare il mondo politico sarebbe sbagliato. Ripeto, non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro, perché ci vuole diciamo uno scambio di esperienze, se no ogni giovane dovrebbe scoprire da sé, e io piango un po' i grillini, diciamo, dovrebbe scoprire da sé tutto quello che è stato il passato, perché senza il passato non si può costruire il presente, non si può costruire il futuro, eccetera. Quindi ci vuole, come si dice, una giusta regola che non escluda il mondo giovanile, guai a escludere il mondo giovanile. Io porto un esempio storico, diciamo, vi prego di perdonarmi, perché io sono uno storico dilettante, ma Napoleone aveva tutti i generali giovani, perché siccome portava una fortissima spinta innovatrice, prendeva i generali giovani e su piano prettamente militare è uscito vincitore da tante battaglie. Ecco, quindi io penso che un buon rinnovamento, che sia veramente, che non sia solo una questione di età, ma sia anche una questione di mentalità, di perspicacia, di volontà di lavorare, ecco, un buon rinnovamento, un buon ringiovenimento della classe politica ci vuole, è necessario. Quindi benvenuti ai giovani nella lotta politica, benvenuti alle donne nella lotta politica. Grazie, per ora. Torniamo a Catania, perché Toti, io vorrei chiedere, ho letto anche da qualche parte una considerazione importante, non è che noi giovani vogliamo fare le cose per i giovani, noi vogliamo fare i giovani ma a servizio di tutti, cioè voglio dire anche dei meno giovani, cioè arrivare con un contributo di innovazione, di idee diverso rispetto a quello che magari potrebbe in qualche modo disattendere. Per esempio cose che possano servire, essere rivoluzionarie e funzionali. Sì, vabbè, dico, io non sono un appassionato della battaglia generazionale o della cosiddetta rottamazione, obiettivamente. Questi momenti della politica, questi momenti che si aprono dove si cerca di risolvere i problemi con degli slogan o con delle frasi fatte, secondo me lasciano poco tempo e poi non risolvono nulla. Io dico soltanto che se ci desse una rappresentanza e se ha una giovane età, penso che debba essere al servizio di tutti, a prescindere
dalle categorie, si tende troppo a fare delle categorie in Italia. Non penso che i giovani vadano al servizio dei giovani, le donne al servizio delle donne o gli altri, pensino dei cittadini. Chi ha la fortuna e la capacità di impegnarsi in politica deve essere al servizio di tutti. Quindi penso che una fase politica che si chiude, penso che sia la Seconda Repubblica al termine della sua grande utilità per il paese, cioè nulla praticamente, penso che sia per una nuova fase. La Prima Repubblica si era chiusa con la comunicazione, azzeriamo i partiti, ora si sta chiudendo questa Seconda Repubblica con la rottamazione. Allora, io penso che bisogna ripartire dalle proposte utili, dall'ascolto, dal dialogo, senza presunzioni che qualcuno ha soluzioni vincenti, non ce l'hanno i giovani, non ce l'hanno le persone grandi, non ce l'ha un partito. Bisogna riorganizzare la capacità di ascolto e la capacità che avevano i partiti di essere presenti, di ascoltare, e poi dall'ascolto, alla comprensione, dall'umiltà passa la soluzione dei problemi, secondo me. Quindi questo è quello che devono fare i giovani, più delle persone che magari hanno vissuto la Seconda Repubblica come problem solver o altro, che poco hanno risolto poi. Ci ha raggiunto anche il sindaco di Pedara, ora deputato regionale per il PD. Lui è passato dal gestire la cosa pubblica con il comune di Pedara, quindi ha cercato di industriarsi per far sì che si potesse risolvere il problema, si potessero risolvere i problemi a Pedara, poi da lì ha detto no, un momento, non mi basta, voglio dare il mio contributo per fare qualche cosa ancora di più importante, andare alla regione e cercare di proporre. Antonio Barbagallo, buonasera, giovanissimo anche lui. Buonasera. Allora, particolare soddisfazione ovviamente per il risultato acquisito. Il comune di Pedara rimane comunque protetto da Antonio Barbagallo, no? Non lo abbandona. Più che protetto, resto a servizio dei miei concittadini che mi hanno premiato con un risultato generosissimo. E certo, è stato un buon risultato, quasi 10.000 preferenze. Questo significa che è un grande gesto di responsabilità. Sono chiamato a una grande responsabilità nei confronti non solo di chi mi ha votato, ma anche nei confronti della Sicilia. E io ho iniziato a fare politica da piccolissimo, ho fatto il consigliere comunale, l'assessore del mio comune, e le cose che ho imparato, le competenze che ho maturato in questi anni le metterò al servizio della Sicilia e dei siciliani. Già speriamo da subito, dalla prossima settimana, una volta che si insiederà il Presidente, saremo nelle condizioni di rimboccarci le maniche all'ARS, in un ARS molto rinnovato. Un ARS molto rinnovato. Ecco, ma voglio farvi questa domanda un po' a tutte e due. Ecco, ma come nasce, come scatta questa scintilla? Bene, lui un po' perché la politica l'ha vissuta direttamente per la famiglia, essendo sempre all'interno e parlando di famiglia, non solo suo padre, lo zio, insomma, dedicati alla politica, quindi viene quasi semplice, spontaneo cercare di percorrere la stessa strada. Ecco, ma come nasce la voglia di dire un momento, c'è qualcosa che non va? E questo l'hanno detto il 58% dei siciliani che non hanno votato e quel 18% che ha scelto Grillo, cioè che ha scelto il Movimento 5 Stelle, che c'è qualche cosa che non va. Sì. Dico, nel mio caso nasce questa scintilla, io lo ricordo e lo ricordavo non più tardi di 4-5 giorni fa, l'indomani delle mie elezioni. Io ho avuto sempre la politica in famiglia naturalmente, però mi ricordo che io mi candidai la prima volta al liceo classico Cutelli, dove sono stato studente, perché ci fu un problema di rappresentanza. Io ero in succursale al ginnasio, avvenne uno sciopero, un'autogestione in centrale, la succursale, siccome piove quel giorno, non venne nessun rappresentante di istituto e noi restammo tra l'autogestione e non l'autogestione e beccammo tutti una nota all'epoca. Io lamentai questo discorso e mi ricordo che il mio impegno e la mia candidatura come rappresentante di istituto poche settimane più tardi, senza che io ero candidato e nulla, nacque per un'esigenza di rappresentanza all'epoca, e venne eletto rappresentante di istituto del Cutelli proveniente dalla succursale, cosa che non avveniva da parecchio tempo, forse non avevo avuto per questo. Quindi nel mio caso nasce da un'esigenza di rappresentanza, penso che sia questa è la molla che faccia scattare, cioè la capacità e la voglia che si ha di rappresentare qualcosa che oggi non è rappresentato o che non è rappresentato all'epoca, e che nel mio caso soprattutto sono le motivazioni che mi hanno portato anche a questa candidatura e a questa elezione, poi grazie alle persone, naturalmente in Assemblea regionale. Antonio. Io penso che fare politica significa soprattutto servire la gente, quindi io ho iniziato a Pedara servendo i miei concittadini, pensando a un'idea
di città che avevo, che ho avuto la possibilità di maturare prima gestendo in amministrazione e poi facendo il sindaco in questi anni. E la voglia di servire la gente non è passata. Bisogna, in un momento così difficile, io l'ho detto tante volte in questa campagna elettorale, la medicina migliore è sempre la politica, non è l'antipolitica. La politica che in fondo è quella, l'Italia non è la prima volta che attraversa un momento così difficile. Nel dopoguerra stavamo peggio, avevamo le famiglie distrutte perché i figli erano morti in guerra, le case devastate perché c'erano stati bombardamenti anche in Sicilia. Nella zona etnea erano poche le famiglie che avevano i pavimenti a casa. Però c'è stata una classe dirigente, una generazione che ha rifatto l'Italia e sono stati seguiti da una classe politica autorevolissima. Oggi dobbiamo riscoprire quello spirito che è stato dei nostri nonni, dei nostri genitori e che ci ha permesso di ricostruire l'Italia. Poi c'è stato un nuovo lustro, c'è stato il boom economico, il progresso e oggi dobbiamo inseguire quegli stessi valori. Un po' secondo me questa crisi è anche figlia di una scala di valori che è un po' alterata, no? Bisogna investire sulle regole vere, sulla famiglia, sul rispetto delle istituzioni, sul rispetto del prossimo. In fondo, per me, per i miei amici, per le persone che mi conoscono, politica è servire il prossimo. È il modo, l'accezione più semplice, a quella dobbiamo ritornare. Il resto conta molto poco e sono soltanto proclami a effetto degli ultimi giorni. Ecco, una cosa importante da sottolineare, lo chiedo anche a Marco Benanti, da collega giornalista, ecco, come fa Pedara a puntare su un giovanissimo eleggerlo sindaco per dire tu devi cercare di risolvere i problemi della nostra città e gli danno fiducia, una fiducia al doppio, al secondo mandato, cioè, vuol dire, ecco, far riflettere questo in proporzione guardando quanto è successo in Sicilia. Fa riflettere come viene scelta, viene selezionata la classe dirigente. Forse uno dei grandi problemi di questo paese è la selezione della classe dirigente. Chi decide chi e come, secondo quali percorsi? Cioè io vedo che Barbagallo è diventato deputato del PD. Ma insomma, Barbagallo col PD, lei che c'entra? domanda provocatoria. No, è collegata alla selezione della classe dirigente. Cioè il Partito Democratico si ritrova nelle liste, lei insomma, che viene da un'esperienza legata a Raffaele Lombardo, lo sappiamo. Insomma. Ecco, questi meccanismi a volte non si capiscono, credo che un po' la crisi della politica sia anche questa. Però ci sono le famose alleanze, sì, alleanza no. Alla regione, PD, MPA, alleanza anche al comune di Pedara, PD, sì, MPA. Io faccio alleanze... Ma questo è solo un esempio. Sì, voglio dire, sì, è un esempio, però ovviamente la domanda... No, e la domanda non è soltanto quella del tuo collega, è quella che hanno fatto, è capitata anche di rispondere in campagna elettorale. Io ho iniziato a fare politica con la sinistra giovanile, sono stato eletto come Toti, rappresentante dell'istituto, ho fatto il consigliere facoltà. Quindi avete la stessa esperienza, quantomeno ci sono delle basi. Ho fatto il consigliere facoltà, ho fatto il consigliere comunale, poi è capitato che nel 2004 abbiamo litigato, c'è stata una tensione a Pedara, eccetera, ho incontrato Raffaele Lombardo, c'è stato un rapporto importante con Giovanni Pistori, ho creduto nel progetto autonomista. Io poi credo che all'interno dell'MPA siano successe delle cose, ho fatto le mie scelte, le ho notificate per tempo, non soltanto all'interno del Movimento per l'Autonomia, le ho notificate soprattutto ai miei concittadini, e ho spiegato le ragioni di una scelta. Io col Partito Democratico eravamo alleati solidi, c'era un rapporto consolidato anche con l'elettorato del Partito Democratico, tant'è che questa è una riflessione che è passata anche non solo attraverso i miei concittadini, ma da più di 6.000 voti presi in tutta la provincia, è passata anche perché, voglio dire, sono stato riconosciuto come un esponente di quei valori. E credo ero l'unico sindaco candidato nella lista del Partito Democratico e la gente credo che abbia premiato, attribuendomi il voto, un modo di fare politica, quello di stare in mezzo alla gente, in mezzo al territorio, la politica delle cose semplici. Io credo, per questo dico, c'entra molto col Partito Democratico, altrimenti penso che non mi avrebbero premiato. E devo dire che in questo passaggio ho trovato la grande disponibilità, l'apertura di un partito aperto, dal segretario provinciale al segretario regionale, cioè, voglio dire, c'è stata piena disponibilità a sostenere un progetto perché, voglio dire, ci sono le radici comuni e profonde che sicuramente andranno migliorate. Quindi è un porto dove gettare l'ancora, quindi, quella del Partito Democratico. Ecco, ovviamente Toti è con il Partito dei Siciliani, non più Movimento per l'Autonomia,
una cosa che abbiamo parlato, detto anche con l'avvocato Sgroi, il fatto di cambiare questo nome un pochettino a chi aveva sposato l'idea autonomistica è sembrato quasi un passo indietro, dice attenzione, non siamo più per fare il partito degli autonomisti ma quasi il partito dei siciliani, però invece questo voglio dire, in linea di massima non è successo, perché la volontà è quella di proseguire una strada autonomista, una strada sicilianista, una strada che possa far sì che siano i siciliani a gestire la Sicilia e non che siano altri soggetti esterni. Sì, dico, penso che sia un po' una delle motivazioni che oggi possono indurre tanti a ricominciare a fare politico, a scendere di nuovo in campo e in piazza in modo convinto. Prima l'onorevole Barbarallo faceva riferimento alla Prima Repubblica e al periodo che ci fu dopo, nel dopoguerra, no? Dove i partiti si confrontavano e si scontravano anche su ricette, però che guardavano sempre alla solidarietà e alla capacità dove avevano i partiti di aiutare soprattutto gli ultimi. Se noi possiamo fare un'analisi e vedere anche questa scelta sulla base di questo, cioè se i partiti riacquistano la capacità di guardare gli ultimi e riorganizzare un sistema di solidarietà e di ricette che aiutino naturalmente soprattutto le fasce meno abbienti e così via, mi rendo conto che il Partito Siciliano è l'unico progetto politico che oggi più di ieri, anche con il cambio di nome e quindi con l'etimologia che ha un significato preciso in questo caso, io penso che rilanci un progetto di presenza, di sostegno di un territorio che è abbandonato e che sarà abbandonato da tutti i partiti nazionali. E quindi io, se voglio ricondurre una politica sana, solidale, che guarda gli ultimi e guarda i territori abbandonati, non posso che vederla naturalmente nel Partito dei Siciliani. Tutti gli altri sono stati, sono e saranno delle organizzazioni e delle lobby economiche atte ad altro, purtroppo, sicuramente non all'aiuto e al sostegno dei siciliani. Bah, io credetemi, cari giovani deputati, e mi perdonerete se non vi chiamerò mai onorevoli perché riterrei di offendervi, perché abbiamo un quadro dei cosiddetti onorevoli della regione, dei deputati regionali onorevoli, io credo che di onorevole ci sia molto poco, quindi perdonatemi, non vi chiamerò onorevole Barbagallo e onorevole Lombardo e non vi chiamerò mai così, manco se mi torturate. No, la torturiamo per me. Io invece, vedete, come è nata la passione per la politica? La domanda era questa. Bene, al di là degli schemi, delle risposte scontate, delle ipocrisie, io credo che la passione per la politica non debba nascere da quello che ciascuno di voi ha detto. Io credo che la passione politica nasca dall'ideologia. Ci sono degli ideali da perseguire. L'ideale, diciamoci francamente come stanno le cose, non è l'ideale di servire la gente. Questa sorta di voto monastico per cui io voglio servire la gente, io credo che sia una grossa ipocrisia. Io credo invece che ciò che deve motivare, perché ritengo per intanto che la politica sia qualcosa di estremamente nobile, ciò che deve motivare la passione, fare nascere la passione politica, io credo che debba essere un'altra voglia, la voglia di cambiare in meglio la società, quindi non di servire la gente, perché servire la gente può anche significare quel clientelismo che c'è stato purtroppo, ahimè, negli ultimi decenni, fermo restando che qualcosa da dire l'avrei anche per i cosiddetti padri dell'autonomia, che non furono assolutamente i padri dell'autonomia, secondo la mia visione, perché io per padri dell'autonomia continuo a ritenere Canepa, Finocchiaro Aprile, i martiri di Randazzo, continuo ancora ad essere convinto che i veri padri dell'autonomia furono quelli, Attilio Castro Giovanni, Concetto Gallo, però la storia è importantissima perché storia magistra vitae, e dalla storia, dalla conoscenza della storia voi potete veramente ricavare
le motivazioni vere, reali, quelle che io mi auguro che voi abbiate, che vi giungano, ma non vi possono giungere se partite dal presupposto di volere servire la gente, di fare il favore per poi ottenere il consenso. Perché questo significa, se vogliamo dire la verità e dire pane al pane e vino al vino, questo per gli onorevoli ha significato e significa servire la gente. Se questa è fare politica, ebbene la politica perde quel che di nobile che ha. E poi veniamo al discorso che ho fatto 100 volte. I giovani, le donne, questo discorso delle quote rosa è offensivo per le donne. Ma che facciamo? Scherziamo, gli riserviamo la quota rosa, vediamo un pochino. Le donne sono esattamente come gli uomini, ci sono i buoni e i cattivi, le buone e i cattivi e le cattive. Quindi siamo ancora se oggi sono capaci, se sono intellettualmente oneste, se vogliono veramente cambiare la società, se hanno la capacità di incidere nel sociale, quelle sì, benvengano e riusciranno. Però non prendiamo esempio dalle ministre, per carità, ha detto Pippo Chenò che prende esempio dalle ministre, mamma mia, che brutto esempio. Io se l'esempio è quello delle ministre preferisco che non ci siano donne minestra, al governo. È meglio la minestra. Ma forse ci vuole la figlia di una vittima della mafia, ci vuole la figlia di una vittima della mafia, un magistrato, ma queste cose chi le ha fatte fino a qualche anno fa, o fino all'ultimo governo? Ma io che Crocetta le sta facendo adesso? Io credo che le abbia fatte Lombardo come primo atto, Lombardo. E quando l'ha fatto Lombardo mal gliene incolse perché dal giorno dopo gli cominciarono a bocciare tutte le iniziative. Poi c'è una donna che rappresenta la CGIL, quindi un pezzo del mondo che si è mobilitato per Crocetta, mi pare. No. Io non voglio entrare, io mi auguro, siccome una ventata di nuovo c'è... È troppo facile generalizzare, ognuno di noi deve essere chiamato a rispondere degli atti che fa. Crocetta ha vinto, bene o male, è chiamato a fare la giunta, la legge glielo consente. Poi lui ha fatto questa scelta che il Partito Democratico e l'UDC hanno sostenuto, pare che sia così anche nei salotti romani della metà delle donne in giunta. Io credo che... Ecco, questo per esempio non deve accadere. Salotti romani devono avvocato, se mi fa finire è più facile che io riesca a esprimere un concetto di senso compiuto. Per carità. E, la gente poi valuterà se sono state più brevi gli uomini o le donne, o se i magistrati hanno fatto meglio degli avvocati o hanno fatto meglio dei politici. Io penso che dobbiamo riscoprire questa sana obiettività in un momento difficile come questo, dove le pregiudiziali e gli atteggiamenti volti a generalizzare le cose pregiudicano molte cose. Penso che in questo momento la Sicilia, per rinascere a questo momento così difficile, abbia bisogno di ognuno di noi, dell'intelligenza di ognuno di noi e delle risorse di ognuno di noi. Votandoci verso la proposizione, la voglia di fare, l'entusiasmo e non sulla denigrazione. Io penso che deve essere questo l'atteggiamento e se in questi anni qualcuno ha affossato le cose più di quanto già non era difficile andare avanti, anche perché c'è stato questo atteggiamento, secondo me, di pregiudiziale nei confronti di qualcosa, di qualcuno che non serve. In questo momento serve l'energia e l'entusiasmo che c'era nel 47, nel 48, nel 50, che in un momento difficilissimo ci ha permesso. Però le scelte politiche, se sono identiche, non hanno colore. Ma identiche, noi non lo sappiamo. No. Io non lo so lei a quale magistrato faceva riferimento, io non so neanche se ci sarà veramente un magistrato nella giunta. Ripetiamo come si comporta. L'ufficio stampa di Crocetta ha mandato un comunicato dicendo che Crocetta stasera si incontra con Nicolò Marino, che è un noto magistrato. Lo conosciamo tutti. E vedremo come farà l'assessore. Non sappiamo se Battiato farà bene l'assessore come ha fatto. Ma quando mi dica che vuole fare una giunta intellettuale, Volevo Lombardo deciderà che atteggiamento. Ma se non lo conosciamo, io penso che non gli voterà una cosa a prescindere, perché si chiama Battiato. Ma un avvocato invece che un magistrato, che ne so? Perché un avvocato no? Un avvocato. Un magistrato antimafia. Antimafia. Perché bisogna mettere i puntini sulle i, la mafia deve stare lontana. Anche questo, posso dire una cosa che magari è in controcorrente. A me non mi piace questo atteggiamento che si ribadisce sempre che siamo per l'antimafia. È scontato, no? Che siamo tutti. Non ci può essere un deputato, un assessore regionale, un presidente della mafia. Ma io ritorno anche alle donne. Perché devi dire sei donne e sei uomini? Sulla vicenda delle donne è vera una cosa. Spazio alle donne, ma no. Sulla vicenda delle donne. 6 più 5 più 1. No, questo è verissimo, perché allora se la facciamo tutta di donne. Il problema è un altro,
che è vero però che in Sicilia rispetto ad altre regioni c'è una classe dirigente più maschilista, cioè che è più facile per le donne candidarsi, o è ancora molto che è più difficile per le donne candidarsi, soprattutto essere elette. Io le porto l'esempio, avvocato. Dico, a Perara io ho stravinto tutte e due volte con percentuali importanti intorno al 70%, però tutte e due volte nessuna donna è stata eletta, anche se erano sempre 5-6 liste. Non penso che Perara è un comune che è particolarmente maschilista o che è fuori dal contesto, è un comune normale, la cintura metropolitana, e accade questo a Perara. Poi qualche donna con lo scorrimento è entrata in consiglio, ma è sempre stato un solo caso. È necessario puntualizzare ancora in Sicilia. È un problema di cultura, cioè se giriamo i consigli comunali della zona etnea, sono poche le donne, non è che troviamo... E allora di questo, secondo me, il segnale probabilmente che vuole dare il governatore, io lo chiamo così, lui dice non vuole essere chiamato così, lo chiamo così, è quello secondo me... È un'offesa. Avvocato, ognuno la legge come vuole, bisogna, io poi è vero, le donne hanno magari migliore qualità degli uomini, migliore capacità, ma le devono dimostrare, vedremo la stessa donna come si comportano, però bisogna incidere su questo aspetto della cultura a favore dell'altro sesso, ecco, che in Sicilia posso è mancato. Posso spiegare perché è un'offesa chiamare governatore il presidente della regione siciliana? Prego. È molto semplice. Prego. Governatore etimologicamente è colui che governa in nome e per conto di, nel caso nostro, di Roma. Il presidente del popolo siciliano è colui che viene eletto dai siciliani per governare la Sicilia. Allora, per me, mi auguro che anche come lo fu Lombardo, presidente del popolo siciliano, e fece la campagna così, peraltro, poi fu veramente presidente del popolo siciliano o fu governatore, non lo so e non lo voglio sapere. No, lo dobbiamo sapere, cioè voglio dire, Così si chiama per statuto, cambiamo lo statuto. No, signori, si chiama governatore. Nello statuto non c'è scritto che è governatore della Sicilia, ve le assicuro. Allora, quello che è importante a mio avviso è che si comporti da presidente, senza prendere ordini da Roma né dalle segreterie nazionali, perché il grande difetto per cui io mi permetto, caro amico, di contraddirla è che, ahimè, mentre il giovane Lombardo spero prenda ordini e disposizioni dai siciliani, anche perché non c'è una segreteria a Roma del popolo siciliano o una segreteria del Partito dei Siciliani o una segreteria del Movimento per l'Autonomia, al quale lei credo appartenesse prima. Invece adesso, come PD, lei guardi attentamente, dove è andato il buon Rosario Crocetta? Attenzione, tenga presente che io non ho niente in contrario. Ma dove è andato stamattina o ieri mattina Rosario Crocetta? A Roma. Dove? Da Casini e da Bersani. Perché? A prendere disposizione e a chiedere, posso mettere questo signore come assessore? Allora, cioè, che ci vuol fare? Certo. Io sono maligno, sono malizioso. No. Sta facendo delle considerazioni. Allora, innanzitutto dobbiamo fare poi guardi, perché questa è una bella trasmissione, guardi, che ci diciamo le cose come stanno. C'è libertà assoluta. C'è libertà assoluta di pensiero. Chiaro, siamo, non ci possiamo offendere reciprocamente, però la libertà di. Io però rispondi un attimo, poi vorrei sentire anche le domande di Antonio Asaro, il collega di Palermo, insieme a Chanò, domande che ovviamente dovranno indirizzare a voi che rappresenterete l'ora di la nostra isola come con una qualifica importante, quella del deputato. Intanto, per quello che diceva due precisazioni. La prima, che chi mi conosce, io non prendo ordini da nessuno e gli ordini generalmente evocano scenari militari, quindi io faccio politica, non c'è l'obbligo del mandato imperativo, io rispondo ai miei elettori e agli amici e lo farò con grande serenità e soprattutto bisogna rispondere a questa terra che ha sofferto per tanti anni. Per la vicenda di Crocetta, lui ha utilizzato in campagna elettorale questa espressione che credo sia piaciuta molto, sindaco di tutti i siciliani. E dico, credo che è quello il modello a cui... Il sindaco viene eletto dagli elettori. Ed è quello il modello a cui dobbiamo fare riferimento e che mi auspico farà riferimento anche Crocetta. Poi le assicuro, avvocato, molto vigile a controllare gli atteggiamenti del Presidente della sua Giunta e noi assumeremo gli atteggiamenti conseguenziali in Assemblea, dove non faremo sconti a nessuno, anche se siamo allo stesso paese. C'è la spensieratezza dei giovani. Questa è una bella Una componente in più, ecco, per la gioventù. Ma perché poi ci sono giovani e giovani, c'è gente, vedete,
il sistema elettorale siciliano è un sistema elettorale che ritengo giusto, cioè fatto sulla preferenza, ed è diverso da quelli che si sono trovati nominati in questi anni al Parlamento nazionale, che non hanno fatto mai politica, hanno avuto ruoli vari nello spettacolo e sono trovati seduti là. Oggi chi è stato eletto ha una base d'apprezzamento, ha un rapporto diretto con l'elettorato, perché questo sistema difficilmente come dire, dà luogo a scontri. Io come dire, ho qualche riserva nei confronti dei colleghi della lista Grillo che utilizzano molto questi mezzi mediatici dove io sono scarsissimo, Facebook, internet eccetera, io sono abituato. Non male, perché se hai preso 10.000 voti, se no facevi 30.000, diventavi il primo degli eletti in Sicilia. Però dico, quella è la politica e questo sistema crea un rapporto importante, il sistema elettorale con l'elettorato. E quindi io... Crocetta fa una conferenza stampa per presentare un uomo di spettacolo, un cantautore, e nel giro di 24 ore diventa da assessore alla cultura a assessore al turismo. Ma no, lo so, imperfezione. No, ma solo l'ho detto io, il giorno che abbiamo presentato Battiato. Quanto tempo aveva ragione Battiato? No, dico, sono metodi molto spettacolari, diciamo. Sì, sì, ma io sono stato uno di quelli che ha evidenziato questa cosa, perché ovviamente la delega dei grandi eventi è legata al turismo, non è legata alla cultura, però questa è un'imperfezione che ha un presidente che non ha mai governato, possiamo dire. Ma ti devi anche aspettare che uno come Franco Battiato, artista di livello, c'è rimedio per questo. Scusami Antoni, bisogna anche considerare Franco Battiato artista di livello internazionale, artista con la A maiuscola, non può pensare di appendere la sua professione al chiodo per dedicarsi alla politica. Quindi se un presidente della regione lo chiama come una sorta di consulente più che assessore, cioè è sbagliato definirlo assessore perché avrà solo un piccolo ramo di quell'assessorato e tra l'altro ha già detto, mettendo le mani avanti, che dedicherà poco spazio a quello che è l'esigenza dei siciliani. E questo, devo dire francamente, amando Battiato, mi preoccupa un pochettino. Questo devo dire francamente. Torniamo Giacomo al discorso di prima, cioè no, bisogna valutarla senza pregiudizio. Se Battiato farà bene, io certo difficilmente immaginiamo Battiato la mattina con tutti i burocrati attorno che si appresta a sollecitare i funzionari. Questo è un centro di gravità permanente. Questo non se lo aspetta nessuno, però se si occuperà di 6-7 grandi eventi importanti in Sicilia. Una scelta molto berlusconiana, veramente. Ma è berlusconiano, è assolutamente un fenomeno berlusconiano. Cioè io faccio la conferenza stampa per presentare Battiato, ma dove? Allo stadio lo può fare e annuncia il concerto addirittura, anche io ho chiesto a Luca Spadaro dove si comprano i biglietti, mi ha detto che era gratis. Allora io vorrei sentire Chanò e Antonio Asaro da Palermo, prego. Sì, allora qui c'è Chanò che scalpita sui vari temi, ho dovuto tenerlo perché vuole intervenire. Forse, ecco, forse sono in più. No, assolutamente, però, assolutamente. Ecco, volevo dire dovrei questo. Dovrei essere qua a Catania, se no. Con piacere, però diciamo sono sfortunato perché mi trovo qua a Palermo. Ma volevo dire questo, che è tutto interessante quello che si sta dicendo, però sia nella campagna elettorale, sia nelle dichiarazioni che ha fatto il governo Crocetta, sia infine nel dibattito, interessantissimo, per carità, non mi fraintendere. Però non si è parlato della questione siciliana, non si è parlato della Sicilia colonia, non si è parlato della disoccupazione dei giovani innanzitutto, non si è parlato di proposte concrete, non si è parlato del ponte sullo stretto in funzione antisiciliana per fare la regionicchia dello stretto, non si è parlato dei tentativi di dividere la Sicilia in tre regionicchie, non si è parlato dell'imperialismo cinese, non si è parlato della tutela che deve avere il prodotto agricolo siciliano dalla globalizzazione selvaggia che c'è in corso, e questa globalizzazione si può fermare in base ai principi dell'ONU, non che si può bloccare o cancellare. Per carità, il mondo ha preso una strada che non si può cancellare, però senza dubbio i prodotti fondamentali per l'economia di un popolo, le risorse naturali dell'economia di un popolo, vanno rispettate, vanno protette. Ora nella Sicilia di tutte queste cose non se ne parla. Questa bellissima trasmissione, io mi riferisco ai politici presenti, questa bellissima trasmissione può essere mandata in Umbria, può essere mandata nelle Marche, può essere mandata in posti che hanno realtà diverse da quelle della Sicilia. Non dimentichiamo per esempio il fatto del casinò di Taormina, il fatto del turismo. Dice l'assessore al turismo si occuperà dei grandi eventi, tanto piacere.
Però io vorrei ricordare, e vi chiedo scusa se ripeto sempre le stesse cose, vorrei ricordare che Malta ha lo stesso numero di turisti che ha la Sicilia. Evidentemente non è Malta che tradisce gli interessi dei maltesi, ma è la regione siciliana che tradisce gli interessi della Sicilia, chiunque sia il presidente. E questa è una realtà amara. Allora come si fa? La Sicilia dovrebbe avere 100 milioni di turisti rispetto a Malta che ne ha 12 milioni. Non, ripeto, è un esempio che dobbiamo seguire, dobbiamo guardare, cioè qual è la strategia, ecco, siciliana per l'economia siciliana, la strategia siciliana per la lotta alla mafia, perché è vero che si sono fatti grandi progressi, però è pure vero che il territorio, signori miei, è rimasto in mano alla mafia. E ora se non se ne occupa la regione, e se non se ne occupa il popolo siciliano, la regione in quanto istituzione rappresentativa del popolo siciliano, chi se ne deve occupare? È chiaro che nella lotta alla mafia va anche considerata la possibilità di adeguare il corpo legislativo alle esigenze di risolvere il problema della mafia, perché non è solo una questione di diritto penale, è tutto un insieme di ambiente, di società, di vita politica, insomma, che ha portato a queste cose. Poi vorrei dire anche che l'articolo 18 dello Statuto consente all'Assemblea regionale, a questa Assemblea, così come la consentiva alle precedenti, di fare proposte di legge, voto, anche per le materie per le quali non è, la Sicilia non ha competenza. E allora, per ora, l'ultima legge voto che c'è, che ha fatto in materia istituzionale la Regione, è quella del 2005, che distrugge lo Statuto Speciale di Latina. Ne fa una pezza da piedi, però è l'unico documento ufficiale del Parlamento siciliano. Quindi quando si fa finta di volere difendere lo Statuto, si dimentica quello che ha fatto l'Assemblea stessa. Ma io faccio appello all'articolo 18 per dire che la Sicilia può proporre, diciamo, la trasformazione della Sicilia in zona franca, controllata, programmata, eccetera. Può fare il progetto di legge, ripeto, per riaprire il casinò di Taormina e altri casinò in Sicilia, ma non perché la nostra proposta sul turismo sia basata sul casinò, ma perché è una struttura che ci negano, mentre danno il monopolio dei casinò al nord Italia, non si capisce come, ma certamente c'è la complicità della classe politica. La giriamo ai politici a Catania, Giacomo, se sei d'accordo. Giriamo ai politici presenti, però diciamo anche quelle notizie per le quali si vuole dare, questo capisco che sarà l'assessore del dramma certo a risponderne più direttamente. Si vuole cedere a un'agenzia cinese, dagli con la Cina, un'agenzia cinese si vuole cedere il circuito archeologico siciliano, che è la nostra cultura, il nostro passato, il nostro futuro. Sta dicendo tantissime cose, dovremmo prendere appunti, lei ovviamente nel suo sfogo ha toccato tanti aspetti che noi abbiamo sempre toccato abbiamo sempre detto praticamente che questo è quello che serve per la Sicilia. Lo ribadiamo con forza alla presenza di due giovani politici, due giovani deputati che verranno lì a Palermo e, come ha detto Anthony poco fa, Barbagallo, non è che noi siamo qui a pettinare le bambole, se sono cose che vanno male denunceremo, dichiareremo, prenderemo le distanze e faremo presente quelli che sono. Non è come i grillini che girano con le telecamerine, ma voi direte in che modo. No, io dico, ci vorrebbe una trasmissione, un dibattito di 70 ore, quindi non sono tempi televisivi. Io vorrei trarre spunto dalle problematiche legate al turismo e secondo me là occorre un'azione decisa. Noi ci aspettiamo delle iniziative importanti da parte del nuovo assessore regionale al territorio e ambiente e dal nuovo assessore regionale al turismo. Cioè in Sicilia ci sono due o tre iniziative bloccate, perché c'è la possibilità di avere un turismo importante legato al territorio, alla natura. Cioè la Sicilia è un museo all'aperto nel Mediterraneo, l'offerta di turismo è bassissima. Siamo col prodotto del turismo al di sotto del 10%, non dico che bisogna arrivare come il Trentino che è all'80%, però almeno al 30% dobbiamo arrivarci. Ma se mancano le infrastrutture, ma non manca solo le infrastrutture, ci sono dei problemi normativi che si possono risolvere. Ad esempio, quello delle coste è un problema serio. Quello delle coste, del demanio. Sì. Noi siamo parlamentari
della Sicilia, ma siamo stati eletti nel collegio di Catania, quindi magari le cose del catanese le conosciamo meglio. In Sicilia, a Catania abbiamo 35 km di coste. Occorre pensarla diversamente, non possiamo pensare che diamo una concessione per 3 mesi, c'è questa circolare dell'assessorato regionale al territorio e ambiente che prevede il divieto dei rinnovi dopo il 2015, allora abbiamo a Catania le baraccopoli, monda e rismonda, i balneari. Perché non hai certezze. Non hai certezze, certezze e nessuno vuole investire, pagano non tantissimo, perché credo che si vicino circa 8.000 euro e credo che possono pagare di più. Ma non è il problema soltanto dell'importo che pagano al demanio, è il tempo che, cioè, qua è elementare il ragionamento. Più hanno tempo per gestire, più hanno anni per gestire le strutture, più investiranno sulle strutture. Quindi, ed è quello che accade in fondo in Emilia Romagna e nelle altre zone, nelle altre regioni che vivono il turismo, perché è chiaro che se tu hai per 35, 40, 50 anni un appezzamento di terreno a disposizione, farai a 150 metri dal mare l'albergo a 3 piani. A 5 stelle, un turismo rurale in spiaggia di livello, le attività strumentali alla pollinazione che servono, e quindi anziché accontentarci della baraccopoli monda e rismonda, ci accontenteremo invece di un indotto turistico importante che potrebbe dare lavoro, occupazione e risorse a una città che ha 35 km di coste. Non sarebbe soltanto Catania, Marina di Ragusa, Mondello, eccetera. Ecco, questo è un punto toccato da Anthony Barbagallo che sicuramente diventerà un suo cavallo di battaglia. Ecco, ha parlato di un problema che io condivido pienamente, perché voglio dire, è impensabile dover mettere la baracchetta e poi smontartela. Ma per giunta, Giacomo, ti interrompo. La concessione scade il 15 settembre, cioè quando fino al 10 ottobre, 15 ottobre, io sono freddolino, giusto? Non me, cioè, non ma dico, il 10 ottobre è pensabile che i turisti vengano dall'estero e facciano il bagno a Catania, no? Non c'è niente, tu non trovi uno stabilimento aperto perché hanno il 15 ottobre. Perché hanno finito. E Totti, volevo rispondere un attimo a quello che è il contesto messo sulla bilancia, sul piano, ma è una cosa che ovviamente si sa perché ne abbiamo abbondantemente parlato, il casinò, il ponte sullo stretto, insomma le autostrade, la possibilità di decidere del nostro futuro. Nulla ci sarà e nulla verrà mai dato a questa terra, nulla verrà mai concesso e nessuno sviluppo ci sarà. Tra 60 anni ci potremo di nuovo incontrare qui. Sono sicuro che ci saremo tutti in buona salute, sicuramente. Noi, anche voi, anche io pure, voi, io pure, mi metto da questa parte, l'avvocato dice che si sta ritirando. Ma noi saremo ancora qui a discutere del turismo possibile, dell'eventualità delle risorse naturali, della forza che potevamo avere e che non abbiamo avuto, fino a quando non ci sarà una capacità politica di aggregarsi tutti, lo dico anche al dottore Chanot, che conosco, diciamo, soltanto diciamo, per la sua nota, per il suo noto impegno nel fronte sicilianista, fino a quando non ci sarà una forza politica che spazi via il colonialismo al quale la Sicilia è sottoposta da sempre. Questo è il problema. Quando si parla di turismo e non si parla di devastazione che c'è stata in questo territorio, vedo lì le immagini della raffineria di Gela, quando non si parla del fatto che il primo governo presieduto da un membro di un partito autonomista fino a prova contraria ha sfidato le grosse lobby economiche che devastano il territorio evitando che si realizzassero 4 mega termovalorizzatori inutili, e quando lo stesso gruppo economico che detiene anche partecipazioni in un noto quotidiano nazionale, e questo quotidiano accusa mio padre perché doveva effettuare il piano coste famoso per dare a una società belga per 20 o 30 anni la sistemazione delle fasce D e C, cioè quelle più a rischio idrogeologico, affinché lì si impiantassero per 20-30 anni alberghi ed altro. Il titolo era Lombardo vende le coste della Sicilia. E allora capiamo che lo scontro e il livello della discussione non può essere soltanto la legge numero 15 dice questo e quindi forse dovremmo valutare, che è tutto giusto e opportuno, in assemblea lo faremo con grande entusiasmo e passione, ma fino a quando non capiremo tutti i siciliani che qui o ci si mette assieme e si fa una lotta per questa terra, o diversamente saranno il PD a eleggere una volta, il PDL un'altra volta, l'UDC l'altra ancora, ma la Sicilia resterà sempre questa, purtroppo, sempre. Perché ci sono tante strade che si aprono, tanti rivoli. E quindi da giovane di 24 anni, oltre a fare il compitino della comunicazione via email o del Facebook o dell'altro, o della giovane età che è bello, ci ritroviamo, io farò una battaglia, lo dico sin da ora, a difesa
a spalatratta di questo territorio, affinché i giovani, soprattutto le mie età, capiscano che se non nasce una classe dirigente che crede fermamente in questo, non ci sarà futuro per i nostri figli, per i nostri nipoti e per tutti quanti quelli che verranno dopo. Ecco, questo è un altro impegno importante che dice Toti Lombardo. Ha toccato anche aspetti, toccando un po' quella che è l'esperienza del padre, perché sicuramente ha registrato anche lui, tra virgolette, storico di quello che è successo. Ecco, ma cosa fare? E Lombardo dice l'unione fa la forza. La Sicilia ha bisogno di un'unione di intelletti, non ha bisogno di divisioni, non ha bisogno di gente che telefona a Roma, a Napoli, a Milano o chissà dove per sapere se può alzare il telefono o meno. Ecco, scusi, questo... Non ti voglio interrompere, ma è assordante il silenzio con il quale sì. Sono notizie di cronaca. La Guardia di Finanza e altri corpi, diciamo, dello Stato stanno effettuando delle perquisizioni o altro sulla vicenda Wingjet e l'Italia, che è una vicenda strana e che ha colpito una compagnia low cost che porta turisti dalla Russia e da altro in Sicilia negli alberghi di Taormina o di altro. E c'è un silenzio assordante, soprattutto da parte dei partiti nazionali che hanno rappresentato in Sicilia. Ma su questo nessuno dice nulla? È successo qualcosa di strano? Questa trattativa di dare Wingjet forse non è andata in modo lineare, ma lo vogliamo dire che ha danneggiato la Sicilia questo sistema? Io lo dico e lo dirò. Bene, questo è importante. Allora, ora sentirò un attimo Renato Sgroi, però vorrei, dal web mi segnalano che ci sono una catena di messaggi che arrivano, quindi Massimiliano, Ornella, prego. Sì, esattamente, direttore. Abbiamo molte domande per i nostri ospiti studio. Andrea chiede a tutti gli ospiti cosa pensate del successo del Movimento 5 Stelle che ha nei giovani il suo elettorato di riferimento. Poi Sara chiede a Barbagallo e Lombardo, vorrei chiedere quali sono secondo voi le prime cose da fare per cercare di trovare una soluzione a questa grave crisi. E ancora, Maria, al di là del celebre padre, quali sono i modelli politici di Toti Lombardo e quali invece di quelli di Barbagallo? Ne abbiamo ancora altre, però intanto intanto rispondiamo a queste. Renato, per fare una sintesi e poi facciamo rispondere i nostri ospiti, prego. No, la sintesi è brevissima ed è questa: fin tanto che i siciliani non capiranno che ci vuole un fortissimo partito siciliano al 51%, che quindi possa prescindere dalle segreterie personali, dalle segreterie partitiche, che non possono amare la Sicilia, non possono far niente per la Sicilia perché hanno delle rappresentanze. Ecco, io sono convinto, conosco per la prima volta il deputato Barbagallo. Mi chiami avvocato, visto che non mi vuole chiamare. Allora, siamo colleghi, quindi perfetto, benissimo. Così risolviamo il problema. Allora, in fondo è la cosa per cui abbiamo studiato. Di solito io i colleghi più giovani non li conosco e loro conoscono me, perché è così, solo perché è così e basta. E naturalmente faccio amministrativo così. Al di là di qualsiasi altra considerazione, a monte, e lì condivido pienamente il discorso che ha fatto Pippo Chanò con tutta la sua veemenza, e in tutta la sua veemenza io sono assolutamente convinto che finché non ci sarà un partito fortissimo siciliano che può prescindere, perché altrimenti inevitabilmente chi viene eletto perché scelto da Roma, da Milano, da Torino, è vergognoso che il sindaco di Catania debba, perché vedete, anche questo è un luogo comune da sfadare, ma veramente vi rendete, ma è vero, bellissima la differenza tra il voto, cioè il sistema elettorale che prevede a monte eccetera, quindi maggioritario no, questo senza preferenza, questo è il tema, no? Quello delle preferenze, certo. Giusto, perfetto, benissimo, ma sa qual è la differenza? È che il partito deve fare un po' di fatica in più, perché in quella maniera mette ai primi tre posti tre persone, perché sa che può prendere due, tre seggi, mette tre, quattro persone che prendano ordini dal leader, dal segretario politico, dal capolista. Dall'altro lato dovrà fare una fatica molto più grossa, perché laddove ci sono le preferenze, inevitabilmente dovrà fare lo sforzo di trovare 20 candidati che siano tutti della stessa risma, tutti al servizio. Per dirla con una parola abusata, ma che ha usato stasera Pippo Chanò, tutti ascari.
Ecco il concetto, ahimè se ne renderà conto, mi creda, io, da collega più, devo dire mi pesa perché temo sempre che il collega sia onorevole, no, da collega avvocato più anziano, le dico che ahimè se ne renderà conto anche lei, perché vede, se lei come io penso, come ritengo, è una sensazione, perché non la conoscevo prima, quindi sarei... potrebbe sembrare piaggeria, come potrebbe essere veramente azzardato fare una previsione o fare o dare un giudizio su di lei, ma ritengo a lume di naso che lei sia una persona intellettualmente onesta. Sono convinto quindi che lei potrà fare qualcosa, però ahimè io le chiedo, quando il suo partito prenderà posizione in seno all'Assemblea siciliana e lei dovrà votare secondo gli ordini di partito per quella, contro quella determinata iniziativa che viene da destra, oppure a favore dell'iniziativa che viene da sinistra, lei come farà a dire no? Farà il franco tiratore? No, non ci credo. Non dirò, farò una dichiarazione di voto contro. Allora lei si ritroverà al gruppo visto. Allora bene, io voglio dire, ora deve leggere al Dalgisa una cosa, però volevo chiosare su una cosa. A me, siccome sono convinto purtroppo, avendo preso atto del fatto che non riusciremo ad accordare la chitarra, nel senso che io penso che i siciliani voteranno sempre rivoli di partiti o altre correnti che arriveranno da fuori, io mi auguro solo che le personalità scelte dai partiti siano personalità autonome, che riescano a decidere di servire, tra virgolette, la Sicilia per il bene principale, tutelare la Sicilia, poi se sono anche di partiti nazionali, sta a vedere l'uomo che c'è, se l'uomo è il cosiddetto, come si dice, signor sì, e allora purtroppo continueremo ancora per diverso tempo ad avere problemi, se invece il signor non sarà signor sì, ma sarà signor ni, nel senso un momento, riflettiamo su quella che è la risposta, allora potrebbe esserci una prospettiva. Io mi auguro che quelli scelti oggi, qua ce n'è un esempio, ha detto già esplicitamente che sarà dico sul ponte, sullo stretto ad esempio, l'ha detto prima Chanò, dico io non, come ognuno di noi ha la sua storia, voglio dire, è giusto non rinunciarci, io ho fatto le battaglie per ponte sullo stretto, molti nel mio partito la pensano diversamente, io non ci rinuncio, voglio dire, se ci sarà, bravo, questo è chiaro, no? Questo ti fa onore, ma no, ma non è soltanto, guardate, io penso che io sono notoriamente a favore dei partiti, sono cose diverse dai sindacati, dagli ordini, il partito c'è la democrazia, c'è il dialogo e deve servire, sì, no? Così è. C'è la democrazia nei partiti. Questa visione dei partiti. Facciamo leggere un messaggio ad Adalgisa e poi continuiamo perché la discussione si sta ulteriormente accendendo. Sono spesi i soldi per questa campagna elettorale? Sapete quanto hanno speso i candidati? Non lo so. Un candidato che ha reso pubblico quanto ha speso. È previsto al momento dell'insediamento. Al momento dell'insediamento certificato. Al momento dell'insediamento. Adalgisa, scusatemi, perché ora continueremo, che si sta accendendo la discussione, sono cose importanti che dobbiamo ancora dirci. Prego. La società cooperativa Prassi, Progetto Assistenza Sociosanitaria Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia e nel resto del mondo. Per una informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare sopra impressione. info@comedi.info, numero di telefono 095 35 90 38, numero cellulare 339 59 59 922. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche alle possibilità di trattamento delle malattie. Società cooperativa Prassi. Ho scelto la residenza giusta perché io sono residente a Pedara, quindi quando il sindaco mi dice, pur essendo del PD, io sono a favore del ponte sullo stretto, questo mi gratifica perché io sto facendo una battaglia su questo, io ritengo che sia la madre di tutte le infrastrutture, se c'è il ponte sullo stretto la Sicilia può avere anche la possibilità di avere le altre cose, se non ha il ponte sullo stretto non avrà nemmeno le altre cose, è questo che tanti dovrebbero cominciare a capire, il ponte sullo stretto dà occupazione importante e
Giovanile getta le basi finalmente per fare qualche cosa di serio in Sicilia. In Sicilia non ci possono essere solo le raffinerie e ovviamente servono le strade, le autostrade, le ferrovie, servono tantissime cose, ma perché bisogna precludere la possibilità di avere una struttura così importante, tra l'altro che dovrebbe essere finanziata anche privatamente? Ecco il punto interrogativo che ci si pone. Perché non si vuole far crescere? Perché non si vuole far crescere, Todi? Su questa considerazione generale. Sulla io accetto, diciamo, l'onestà intellettuale di Anthony, ne approfitto, diciamo, perché giustamente saranno tante di quelle battaglie che andranno affrontate con questo spirito, penso, dell'opportunità e della varietà delle proposte da approvare. Però è normale che il dato di cui parlavamo prima poi è sempre quello e tornerà anche in questa assemblea. Dico, l'importante sarà riuscire a portare avanti queste proposte e soprattutto a rappresentarle anche alle persone, perché vedete, prima facevano la domanda dal web sulla vittoria dei grillini. Io penso che il vuoto è semplice, è una fase storica come è accaduta nel 92 o in quegli anni. Un vuoto politico viene colmato dal voto di protesta. All'epoca c'era la Rete, la Lega che dilagava o altro, e oggi sono i grillini a colmarlo, ma la proposta e l'offerta politica che hanno i grillini, per quanto valida e fatta da persone per bene, che sicuramente sono preparate e hanno ottime capacità, non può e non potrà mai essere utile tanto quanto quella del Partito dei Siciliani per la Sicilia. Perché vedete, se i grillini oggi parlano di dimezzare le indennità e di utilizzare questi fondi per creare un fondo di microcredito di rotazione per i giovani, come se un fondo da 6 milioni di euro possa risolvere il problema della disoccupazione. Se invece un partito dei siciliani, e lo faremo spero al più presto, dica che l'articolo 37 dello Statuto può essere, se ottenuto con la lotta, con la voglia, con la forza e la capacità di avere questo popolo di farlo, può creare un grande fondo di rotazione per i giovani, da 600-700 milioni all'anno di euro, che è un po' diverso naturalmente, e vedete, allora ci rendiamo conto che lì nascono 2-3 mila imprese di giovani all'anno, i problemi dell'occupazione giovanile si risolveranno così. Quindi la forza che dobbiamo avere e che dovremmo avere in questi 4-5 anni è quella di proporre, di comunicare alla gente e di fare capire che poi il vero partito di protesta, di proposta e poi di realizzazione di cose concrete non può che essere il nostro partito di siciliano. Ecco, vi posso fare una proposta? Siete due deputati, andrete alla regione, avrete bisogno di non fare la vostra professione, l'avvocato, lui studente comunque. Ecco, per esempio, una delle cose che si è fatto poco, e a me mi tocca evidenziare questo perché io faccio il comunicatore, faccio il giornalista, e dico, ecco, un esempio importante che dovreste portare avanti è quello della comunicazione. Voi dovete appoggiare il vostro pensiero su dei comunicatori professionisti che fanno questo mestiere e quindi dovreste pagarli e potreste anche risolvere il problema di tanta disoccupazione legata al mondo della comunicazione e dell'informazione, perché di questo nessuno ne parla. Cioè, arrivano dei comunicati stampa da gente che non può firmare un comunicato stampa senza averne titolo, eppure ci sono, e non ci sono giornalisti che possono lavorare, che sono disoccupati, che non hanno la possibilità di entrare nel merito. E allora, quando si dice nella politica vogliamo dimezzare i compensi, ma cercate di utilizzarli meglio i soldi che guadagnate. Non si tratta qui di tagliare gli emolumenti, si tratta di utilizzarli meglio. Cioè, ecco, questo è importante, che bisogna, è un punto importante che bisogna attenzionare. Poi volevo chiedere al collega, io ho letto un articolo di Zavatteri, su Live Sicilia, che un pochettino mi ha lasciato perplesso. Mi ha lasciato perplesso per una motivazione principale. Allora, articolo molto ben impostato, bello, ricco di particolari, di dati, di numeri. E allora, lo Stato italiano, con tutte le A del caso, deve alla Sicilia 15 miliardi di euro, ma non arriveranno mai. Non so quali siano questi 15 miliardi di euro, però la Sicilia ha 5 miliardi di debito e quindi Crocetta è già fallito. Prima ancora di andare a governare, non potrà governare, non potrà governare perché c'ha 5 miliardi di debito. Allora io dico, ecco, ora io dico, ma come, con dovizia di particolari e di dati dici che si devono pagare i forestali, si devono pagare le spese, c'è questo, gli impiegati, e tutto quello che vuoi, i debiti fatti dalla regione, eccetera, eccetera.
Ma i 15 miliardi di euro che lo Stato deve dare ai siciliani per evitare questo tracollo e questo tipo di sudditanza che c'è ormai diffusa, perché non lo fa? E perché non viene dettagliatamente scritto? Perché la cultura dominante è questa, lo Stato italiano è fuori legge, ma fuori legge da decenni. È uno Stato costantemente condannato in sede europea per violazione dei diritti sulle sue persone e sulle, per violazione di leggi che si dà lui stesso. Parliamo di questo. E nello stesso tempo è lo stesso Stato che, come dire, usa due metri due giudizi, mi sembra evidente, almeno storicamente, soprattutto quando si parla di Sicilia. Io continuo a vedere cose assolutamente incredibili, non ne parla nessuno, ne parlano pochi anzi. Di una crisi economica e occupazionale in Sicilia senza precedenti. Io non ricordo un quadro di questo tipo nemmeno nella Sicilia del 92, del 93, dopo il crollo di alcuni grossi gruppi imprenditoriali. Ma chi ne parla? Avete visto il Corriere della Sera aprire su queste cose? Sì, ma io chiedo a te, da giornalista, perché una pagina intera per dire il malessere siciliano, accusare i siciliani, dire che si è tutto sbagliato, dire che addirittura dovremmo mettere in discussione l'autonomia, questa autonomia finta, questa autonomia che ha fatto solo danni. Ma questa terra non è difesa. Non è difesa, ma anche un collega che scrive con radici siciliane, che, va bene, abita fuori. Scusa, io la settimana scorsa ho letto di Pietrangelo Buttafuoco, ho detto una dichiarazione in cui lui dice la Sicilia è la fogna del potere. Cioè, uno resta sgomento, resta anche perché ora, ha lavorato in Sicilia fino a poco. Ha lavorato in Sicilia, si sputa solitamente sul piatto dove si è. Ma perché? Non lo so, perché no? Perché non si deve dire? Cioè, perché questi cambiamenti? Cioè, la convenienza sempre, in ogni caso, no? Domani mattina. Io facevo quella battuta sul Lombardo, io sono stato a vedere questa bellissima show di Crocetta con Battiato. Vedere un Barolone, eravamo tutti che spingevano. Ho visto persone che devono al Lombardo. Ma scusami, era una conferenza stampa? Non l'abbiamo capito. Cioè, non può essere una conferenza stampa. Era una via di mezzo. La conferenza stampa dovrebbe essere solo perché i giornalisti non siete stati trattati bene, non state siete quelli più potenti, quelli più parlamentari. Notavo che ci sono persone che hanno, lo sappiamo, hanno da che ringraziare Lombardo, che improvvisamente se lo sono dimenticato, che mi dicono a me alle spalle, ma perché ricordi quello che ho avuto io fino a ieri mattina, come dire? Io adesso sono un uomo nuovo, cioè questa cultura all'italiana di saltare sul carro del vincitore, purtroppo. No, ma anche perché, attenzione, il punto è questo, sai quella, la cosa più è criticare il potente quando, fra virgolette, cade o non è più potente come prima. E sì, questo ritorna, è una costante. Sì, cioè, sì, di Lombardo io apprezzo le persone che lo hanno, come dire, gli hanno detto in faccia quando era in carica quello che pensavano, non adesso. Adesso è un po' vile. Quasi una ritorsione. È un po' vile. Certo, aver gettato il braccio per picchiare con la pietra e averlo nascosto. Ecco, io faccio a voi questa domanda, questa riflessione su Zavatteri, e so che io faccio il nome e il cognome, è un collega, io rispettabilissimo, scrittore, eccetera, eccetera. Oggi, da oggi, da ieri, mi pare, collabori con Live Sicilia, ha fatto questa, non so se l'avete letto, questo articolo. Ecco, io vi chiedo a voi, ecco, questa è una delle battaglie fondamentali. La Sicilia boccheggia, la Sicilia è sull'orlo del collasso, ma non è solo colpa dei siciliani. Non possiamo sempre assumerci delle colpe che ci hanno sempre addebitato per decenni, compresa la criminalità, la mafia e tutto il resto. Ma ci sono anche colpe indotte? Se dici questo ti diranno che sei piagnone. Sono piagnone. Che ti piangi addosso. No, scusate, a metà luglio il Corriere della Sera, il primo giornale nazionale, uno dei migliori giornali d'Europa, ha dedicato una pagina intera a Ivan Lobello, in cui Ivan Lobello ha letteralmente sparato addosso, proprio così, metaforicamente ma direttamente, sul governo lombardo. No, sulla Sicilia. E sulla Sicilia. Sulla Sicilia in generale. Ma dico no, avendo dentro il governo lombardo tre assessori di matrice Confindustriale,
e non risultava manco dall'articolo. Che poi escono e diventano nemici. No, no, un momento. Quando Lobello fa le dichiarazioni, il governo Monti incredibilmente assume un'iniziativa sul governo regionale. Ma vi pare normale? O è potere questo? O è potere? Cioè, sta ponendo delle domande. No, io voglio rafforzare quello che sta dicendo lui. Voglio chiedere a Chanot se ha preso qualche cosa per il fegato o per il cuore dopo questa dichiarazione che ho fatto, perché voglio dire, tutti accusano la Sicilia, stiamo fallendo e cose varie, e poi sappiamo che ci devono dare 15 miliardi di euro e non ce li daranno mai, tra l'altro dice anche colui che ha scritto l'articolo. Sì, perché anche la lotta per il buon governo è una delle lotte che si deve intestare il popolo siciliano. Insomma, siamo diciamo di fronte a un popolo siciliano che si è autoescluso dal governo della Sicilia, diciamo, e questo. Poi vorrei dire pure che il partito unico siciliano è difficile farlo, cioè, ma è un obiettivo che merita di essere raggiunto, però non si può aspettare che ci sia un partito siciliano che difenda la Sicilia, bisogna difendere la Sicilia giorno per giorno e qualunque sia il posto dove si trova qualcuno, perché così come la Sicilia è stata arretrata giorno per giorno e sotto tutti gli aspetti, anche sotto quello morale, perché il fatto del voto di scambio che esiste, è un fatto scandaloso ed è trasversale. Leggi incostituzionali per finanziare i partiti e per finanziare se stessi sono diciamo aspetti dello stesso problema, e in Sicilia diventano più gravi. Perché? Perché essendo la Sicilia, avendo meno sbocchi, è come il fatto dei consulenti, il fatto della pubblica amministrazione, che poi sono fatti trasversali ai vari partiti. Cioè noi in Sicilia viviamo una realtà diversa e in peggio rispetto alle altre regioni. Questo lo dobbiamo riconoscere. Ora, certamente gli sciacalli approfittano di questo stato di cose per offendere la Sicilia. È come quando non arriva l'autobus, la gente dice perché siamo in Sicilia, no? L'autobus non arriva perché ci sono delle discrasie nella società che gestisce gli autobus, o delle responsabilità anche personali. Ora, evidentemente questa difesa della Sicilia va fatta ad alti livelli, sempre, ovunque. Purtroppo, dico, questo non avviene, e in parte la colpa è nostra, ma noi siamo un popolo che ha avuto lavaggio di cervello, strumentalizzazione del bisogno, poi anche... diciamolo francamente, il voto di scambio non è condannato dalla nostra classe politica, anzi è privilegiato. E diciamo, se guardiamo a sinistra, ma io non faccio una questione destra o sinistra, la sinistra che poteva fare una lotta per la buona organizzazione che aveva prima contro il voto di scambio, contro il clientelismo, contro la lottizzazione, non l'ha fatta, anzi si è inserita nel sistema in maniera più scientifica, più razionale, più colta, più dotta. Però la realtà è quella, che tutti fanno lottizzazione, tutti fanno voto di scambio e non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte, infatti manca. Grazie Chanot, io vorrei sentire. Grazie Chanot, vorrei sentire anche un attimo Antonio Asaro su quello che ho detto. Abbiamo chiamato in causa il mondo dell'informazione, della comunicazione, e abbiamo visto che spesso non ci sono i cosiddetti addetti ai lavori a far sì che si possa trasmettere quanto si è... Una delle cose che io ho sempre rimproverato al Presidente Lombardo è stata quella della comunicazione. Secondo me, se uno fa delle cose deve comunicarle, deve saperle comunicare, la gente le deve ascoltare. E se dalla comunicazione arrivano attacchi, ci si deve difendere. Ecco. Perché ci sono stati attacchi importanti fatti alla nostra isola da parte di potentati anche economici, non c'è stata una difesa, o quantomeno quelli che abbiamo provato a difenderla siamo rimasti anche abbastanza, come si suol dire, emarginati. Ma io penso che se ascarismo c'è, come diceva Chanot e come avete detto anche tante volte voi, ovviamente non può non esserci nell'informazione, che è il braccio armato della politica, e credo che anche lì sia forte la lottizzazione, laddove chiaramente c'è bisogno di avere una rendita di posizione, ovviamente si inserisce
molto bene l'informazione e poi chiaramente il coraggio di andare controcorrente, di lottare alcuni sistemi di potere non è certamente una prerogativa degli organi di informazione siciliani che in molti casi sono asserviti anche alle logiche di potere. Purtroppo è così, grazie Antonio, grazie a loro. Torniamo ancora a Catania. Allora, abbiamo detto di questi famosi soldi che servirebbero come il pane per la Sicilia, ma perché io quando prima dicevo noi vogliamo l'infrastruttura, la grande infrastruttura che possa dare l'inizio a una rivoluzione in Sicilia, ecco, finalmente si sta cominciando a fare qualche cosa, si dovrebbe dire. Io purtroppo quando coniugo a questo pensiero devo mettere sempre condizionali perché non si riesce mai a fare nulla, addirittura ci sono delle inaugurazioni che vanno avanti per decenni e ventenni, posta della prima pietra che quella prima pietra non si capisce di che cos'è, ci sono state inaugurazioni di aeroporti per esempio rimasti chiusi e non si capisce perché. E c'è questo ponte sullo stretto che addirittura ci sono progetti e nuovi progetti e di nuovo l'impatto e poi, cioè, cambia sempre tutto a seconda di quelli che sono gli elementi, i soggetti che poi vogliono in qualche modo manipolare. Secondo me bisogna percorrere questo doppio binario, da un lato la Sicilia e i siciliani devono fare la loro parte, ad esempio sulla spesa dei fondi comunitari qualche responsabilità ce l'abbiamo, quindi quelli vanno spesi. Bisogna riorganizzare la macchina amministrativa e spenderli, non disperderli in mille rivoli, concentrare le risorse legate ad esempio per la vicenda dell'agricoltura, per la vicenda delle attività produttive e creare indotto e sviluppo. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte e poi dobbiamo cercare con tutte le energie di non farci calpestare nella dignità. Io faccio il sindaco, negli enti locali abbiamo avuto per 3 anni il mancato trasferimento del 14% da parte dello Stato. Dico, ed è un taglio continuo, rischiamo. Questo avete dovuto pagare uno scotto, ecco, queste cose sono intollerabili. Dico, quando lui dice Marco, gente, però cioè, dico, credo che questo, Giacomo, questa comunicazione ormai è passata, perché dico, io almeno credo che la gente. Ma no, bisogna protestare a Pedara, bisogna protestare a Roma, cioè questo è il problema, quando si fanno le proteste in Sicilia. E anche i nostri parlamentari nazionali dovrebbero fare. Dove sono i parlamentari nazionali? Che ci sono pezzi dell'imprenditoria siciliana che stanno crollando, io ve lo dico perché lo vedo ogni giorno da cronista, sì, lo vediamo insomma. Certo. Ci sono pezzi dell'economia di questa città, ma anche fuori, parliamo della Sicilia in generale, che sono in crisi profondissima. Non so, parliamo di migliaia di posti di lavoro, di famiglia, non so. Ormai va di moda tagliare, si taglia tutto. Non so, anche perché se tu tagli gli enti locali, tagli la qualità dei servizi sociale, poi con quale spesa sociale? Appunto, no? Tagli l'assistenza domiciliare agli anziani, tagli la mensa scolastica ai bambini, cioè voglio dire, questa idea che coloro che fanno politica o gli amministratori sono l'esempio della cattiva amministrazione, della peggiore classe dirigente. Ma perché solo un ragioniere? Ci serve il sindaco Stancanelli che fa il ragioniere? Serve questo in una città ridotta in questo stato? Penso di no. Eppure cosa ha fatto Stancanelli? Ha fatto operazioni ragionieristiche. Sì. Mi sapete indicare qualcos'altro? Non lo so. Ha fatto uno più uno, fa due. No, ho capito, doveva sanare una situazione drammatica, ho capito, e poi dopo? Ma come fai? Allora, io la domanda che vi pongo, la pongo al sindaco. Risponde forse ai nostri telespettatori, hanno fatto quelle 3 domande. Sì, perché a queste voi le avrete sicuramente come si dice, memorizzate, anzi rispondete. No, io così le ho dimenticate. È giusto, allora le faremo nuovamente rileggere dai nostri non c'è questa, non viene fuori, non vedete questa subordinazione della politica all'economia, cioè l'economia decide, fate così, non solo all'economia, alla magistratura, cioè bisogna ribaltarlo questo modello. Ed ecco, prendendo atto di questa situazione, che cosa bisogna fare? Allora, due giovani, intanto possiamo dire i giovani in generale, 36 anni ancora sono giovane, 36 già anni, sono, sei un ragazzino, per me sei un ragazzino, anch'io mi sento avanti con qualche anno in più, però dico i giovani che hanno rispetto al passato una differenza sostanziale, c'è quella che il giovane spesso riesce a dire no, mentre il meno giovane ha difficoltà di no, perché è il cosiddetto uomo vissuto,
che ha percorso strade perigliose, strade irte di ostacoli, e allora quindi dice vabbè, forse è meglio non dire no. Mentre nel giovane c'è questo entusiasmo, c'è la voglia di scommettersi, c'è la voglia di fare, ed è quello l'augurio fondamentale che un po' tutti fanno, no? Al di là di grillini, eccetera, eccetera. Todi. Certo, no, l'augurio è quello giustamente di poter lavorare, poter dare una mano alla situazione che, giustamente come si diceva oggi, è più che mai complessa e complicata. Lo faremo con le proposte di legge che già abbiamo, diciamo, enunciato in questa campagna elettorale. Prima si parlava di difesa dei prodotti siciliani e noi proveremo con una norma regionale ad adeguare la normativa regionale a quella nazionale, che prevede già all'interno delle strutture pubbliche l'utilizzo dei prodotti siciliani, biologici a chilometro zero, tipici e tradizionali, come alcune regioni, come esempio le Marche e la Toscana, già hanno fatto, e questo consentirebbe di ottenere parecchi milioni di euro che oggi volano via. E poi naturalmente lo faremo quindi con un contorno di legge e con un impegno in assemblea regionale, come è giusto che sia, e poi lo faremo, ripeto, con questo entusiasmo e con questa voglia, perché prima il dottor Escianò da Palermo faceva riferimento a una battaglia con i poteri forti e nei piani alti, diciamo, dei poteri. Io penso che l'MPA ieri e il Partito Siciliano oggi debba rilanciare questa proposta politica. L'ha fatto ed è stato l'unico partito che l'ha fatto realmente nell'interesse di questa terra, perché scontrarsi con vari gruppi o con Confindustrie varie e respingere un commissariamento richiesto in maniera scandalosa da personaggi che oggi purtroppo dicono di rappresentare la Sicilia e ne chiedevano il commissariamento sulla base di una falsità di bilancio ed economia che è sotto gli occhi di tutti e che poi il signor Grillo deve venire a dire in Sicilia, perché quando Grillo dice che lo Stato deve 1 miliardo di euro alla Sicilia al di là del fondo di solidarietà, allora viene ascoltato. Quando lo diceva il presidente Lombardo e mio padre, naturalmente erano falsità. Avere il coraggio di fare queste cose c'è stato andare a protestare dinanzi al commissario dello Stato per dire quel potere non è legittimo e dire che, per esempio, dei problemi che oggi attanagliano la Sicilia, migliaia di persone, come esempio i forestali, si diceva prima, o i precari negli enti pubblici, i contrattisti o altro nei vari comuni, quando norme che prevedevano la stabilizzazione e quindi la chiusura di vertenze annose e vergognose, perché persone in campagna elettorale sono avvicinate a me dicendomi io da 29 anni sono precario, cioè da prima che io nascessi, cioè problemi più grandi della mia età. E io rispondo, caro amico, in finanziaria nel 2010, quando c'è stata la volontà di questo governo regionale di stabilizzare tutti, e un commissario dello Stato è entrato a gambe su questioni economiche che non lo riguardano, perché dovrebbe riguardare soprattutto l'adeguamento alla normativa costituzionale delle leggi regionali, e allora tu dove vai a protestare? A Palermo con i sindacati che ti spingono a fare la protesta faziosa, o vai in 20.000 a Roma a dire che quella legge è legittima, giusta e opportuna e chiude per sé? Perché la Sicilia, vedete, ha l'esigenza, al di là delle formule brevi che anche noi ragazzi daremo, di chiudere la storia, va, una fase va chiusa per sempre. Il precariato, il colonialismo, l'indifferenza dinanzi a questa occupazione totale, questa è una fase che va chiusa, ma si deve chiudere tutta. Una volta chiusa questa fase, poi le formule, i cantautori, i magistrati e tutti quanti siciliani collaboreranno per farla crescere, ma se non si chiuderà questa fase, non tutte questa le formule saranno effimere, purtroppo. Questa fase si chiuderà però solo se si chiude l'ascarismo, perché il primo nemico della Sicilia è dentro la regione siciliana. E poi vorrei vedere, con tutta la buona volontà di Crocetta, con tutte le belle promesse, come è stato per il presidente Lombardo, ma cosa si può fare, cosa potrà fare un assessore, cosa potrà fare un deputato, se tutti i deputati non si coalizzano e non fanno fronte comune di fronte, per esempio, alla burocrazia siciliana. Perché lo sappiamo perfettamente che in un assessorato non comanda l'assessore. Ce lo vogliamo dire questo? Vogliamo prenderne atto? Se fino a quando ci sarà l'ascarismo e quindi ci sarà questa lottizzazione politica tra destra, sinistra, centro, coalizione, non coalizione, il problema non sarà Lombardo sì, Lombardo no. Il problema non sarà Barbagallo sì, Barbagallo no. Il problema è statuto sì, statuto no. Quello è il problema. Tutto l'attacco a Lombardo, io l'ho ripetuto 10, 15, 20, 100 volte,
L'attacco al Lombardo non era l'attacco al Lombardo sì, Lombardo no, era l'attacco allo statuto. Qui si vuole eliminare lo statuto perché Lombardo ha avuto la gravissima colpa con il suo movimento per l'autonomia di riaprire un pericolo grandissimo che lo Stato non possa più appropriarsi delle risorse della Sicilia. E siccome è una mammella abbondantissima e bellissima, non può rinunciarci lo Stato. Ecco la verità. E questo voi dovete farlo, perché siete voi giovani che vi dovete battere. Poi i grillini, lasciamo perdere, che hanno votato, diceva l'SMS o l'email, hanno votato solo i giovani. Ma quando mai? Magari avessero votato solo i giovani. Stato dei che ci hanno votato o dei banchieri o della grande industria. Perché a volte coincidono le cose. Ma vede, l'altra della grande industria, i banchieri, eccetera, quello è un problema nazionale. Nazionale. Quella è una piaga terribile nazionale. Noi abbiamo un governo che è qualcosa di scandaloso, un governo asservito ai poteri forti, che dapprima dice i poteri forti non esistono e poi dice dopo sei mesi i poteri forti mi hanno abbandonato. Ma signori miei, questo, attenzione, è lì, è scritto. Non è manco verbale questa affermazione di Monti. Io una domanda a Lombardo gliela voglio fare, ma il Partito dei Siciliani appoggerà Crocetta? Silenzio. No. Appoggia Crocetta. Allora, realmente no. Ma oggi non sostiene, penso che no. Allora, io lo buttafuoco scrive: io chiunque vinca vince Lombardo. No, voglio capire. Il mio partito ha perso le elezioni purtroppo per la presidenza della regione. Sostenevamo Gianfranco Miccichè in modo convinto e non è stato eletto presidente, quindi fino a prova contraria siamo all'opposizione. Sono all'opposizione, però ecco, Crocetta ha lanciato appello, dice: io sono il sindaco dei siciliani, sono amico di tutti, cioè nel senso che io la mia funzione sarà quella di cercare il massimo consenso. Dice a tutti i deputati: attenzione, io proporrò e dovrete votare, quindi se non voterete andremo tutti a casa. Questo lui ha affermato, dice giustamente: se io dico di fare una cosa importante per la Sicilia e qualcuno telefona a Roma o a Milano o non so dove, senti, ma questa cosa la posso? No, chiude il telefono. Tipo Casini, ma un nome a caso. Non voglio entrare nel merito. Siccome io, ripeto, sono, mi auguro, voglio dire, che i soggetti chiamati ora all'interno dei partiti politici nazionali, preso atto dei partiti politici del partito siciliano, Grande Sud, il partito dei siciliani, cercheranno di adottare la politica dei siciliani, e io mi auguro che i siciliani, che sono sempre siciliani, che fanno riferimento a partiti nazionali, abbiano l'autorevolezza di poter dire: momento Casini, tu sei a Roma, stai a Roma e pensa alle cose romane. Alla Sicilia ci pensiamo noi siciliani, ecco, può essere. Quello che si questo, incavola e dice: questo, perché non mi portate le risorse vostre qui? No, devi portarci a voi, non ne abbiamo più, hanno svuotato completamente la cassa, ora dobbiamo fare cassa in Sicilia. Ecco, questo è il succo del contesto. No, il contesto, dico, se sono chiamato a esprimere un pensiero, sì. Crocetta esagera, nel senso che lui abbina due ragionamenti. Il primo è che se le cose vanno male lui si dimette e andiamo tutti a casa, poi lui dice che rivince dal 60%, questo non lo so. Cioè, Crocetta deve essere rispettoso degli elettori che l'hanno votato e della coalizione che lo sostiene, e questo vale nei ragionamenti nelle sedi opportune, nelle sedi di partito, e varrà in assemblea. Ovviamente questo è un governo che non ha la maggioranza, e quindi io condivido il fatto che vanno ricercati nella società civile, nell'espressione migliore della Sicilia, elementi per poter governare, e che vadano fatte però iniziative di governo che possono avere un'ampia maggioranza in assemblea. Crocetta deve essere bravo, e dovranno essere soprattutto i bravi deputati a trovare un equilibrio giusto. Io spero, nell'interesse della Sicilia, che questo equilibrio si trovi, perché ognuno di noi, non solo i componenti del governo regionale ma anche i parlamentari, è chiamato a atti di responsabilità importanti nell'interesse unico della Sicilia e dei siciliani. Attraversiamo un momento difficilissimo
e l'irresponsabilità di alcuni non può condizionare le scelte nell'interesse dei siciliani. Quindi io mi auspico che i miei colleghi e il governo abbiano tutti un atteggiamento di grande responsabilità e maturità. Se c'è questo, se questo diventa il comune denominatore, sarà più facile fare scelte importanti per uscire dalla crisi. Diversamente finiremo nell'impasse, nel pantano, e la Sicilia e i siciliani non perdoneranno chi è che ha sbagliato e chi è che ha avuto atteggiamenti responsabili. Prima di tutto anche il nostro Presidente, che non può dire con leggerezza che vincerà del 60%. Ecco, una riflessione ci vuole di carattere politico. Lombardo parte con una maggioranza, con un gruppo di lavoro importante, poi alcune costole decidono di ribellarsi perché c'erano delle cose che non andavano. C'erano delle cose che loro non condividevano. Quali erano queste cose? I termovalorizzatori, c'erano riforme sulla sanità. Quella è la parte occulta. C'è la parte invece evidente. Lombardo ha violato un qualcosa, e io spero che la violi anche Crocetta, un qualcosa che è inviolabile per la politica vecchio stampo, per la politica della Prima Repubblica, ed è la legge sulla lottizzazione. Quanti voti hai preso tu? Allora ti toccano due assessorati, e tu quanto? Te ne toccano tre, e tu quanto? Uno. Questo ha violato Lombardo. Lombardo ha come primo atto preso Russo, che non era nessuno e che non veniva da alcun partito, e ha messo lì un PM, ha disturbato moltissimo i signori della sanità, li ha disturbati moltissimo, ma c'è di più, ha disturbato i partiti, perché poi ha preso un altro magistrato e perché poi aveva intenzione di fare quello che dice Crocetta, di fare la società civile, eccetera. Il dottore Bevacqua, che è il presidente mondiale degli agenti di viaggio, dei tour operator, eccetera, eccetera, quello andava preso e messo al turismo, non, con tutto il rispetto, il cantautore, che io ammiro, che mi piace, ma che sicuramente non vedo come assessore. Allora, io volevo completare il pensiero. Al turismo. Lombardo che cosa ha fatto? Ha fatto questa scelta, parte e si sfalda ed è costretto a fare degli accordi, perché Lombardo forse, così come è un po' il pensiero mio, ma mi pare che sia anche quello dell'avvocato Sgroi, avrebbe dovuto dire: ah sì? Arrivederci, grazie. Ora mi dimentico. Andiamo alle elezioni. Ecco, Crocetta, secondo voi, è capace di fare quello che Lombardo non ha voluto fare, probabilmente per il bene della Sicilia, per la crisi, per quello che c'era, non lo so, non lo ha fatto. Oggi Crocetta non ha la maggioranza, va da Bersani e da Casini e va a dire: guarda che io voglio avere le mani libere, metterò sei donne, nominerò degli intellettuali, eccetera, eccetera. Ma di proporlo a chi poi in pratica? Ai grillini 15, a Grande Sud, al Partito dei Siciliani che è con Grande Sud? A chi? Per poter dire sì, possiamo governare. Lo fai? Allora, questo dice di no a questa riforma, lui dice di sì a questa riforma, andremo avanti così? Oppure si cercherà un'alleanza che poi bisognerà pagare? Io penso che ci sarà, credo che Crocetta l'abbia lasciato intendere in queste dichiarazioni nei primi giorni, cioè ci saranno le proposte di legge, poi possono venire all'opposizione, alla maggioranza, e su quello ogni singolo deputato è chiamato a esprimere il proprio giudizio, e su quello risponderà non solo in assemblea, ma risponderà soprattutto ai siciliani, no? Quindi voglio dire, risponderà ai siciliani. Ecco, questa dico, su una legge sulle coste, diciamo prima, o su una legge sulla semplificazione amministrativa del territorio ambiente. Ah, non lo so. Avvocato, dico, guarda, non è che io spero non ai giornalisti dovete chiederle le cose, che le sanno prima dei deputati. Spero che non metta una persona che poi scambia la pianura padana non è soltanto un problema. Non è solo la piana di Catania. Sulla semplificazione amministrativa, noi abbiamo fatto la campagna elettorale con Toti, no? Abbiamo incontrato tante persone, ma se voi incontrate la gente è terrorizzata dalla burocrazia, solo che uno pensa, il cittadino, che deve presentare la domanda per il suolo pubblico, anche per una cosa elementare, per qualsiasi cosa, già è una tragedia. Deve fare una domanda all'INPS, all'INPS, a Pallina, in qualsiasi ente dello Stato, del passato, già c'è apprensione, perché siamo in questo contesto.
Quindi una legge vera sulla semplificazione burocratica e amministrativa, dove un cittadino, anche per una tettoia, per una casa, non è costretto a chiedere 4-5 pareri per la competenza paesistica. Dico, io potrei parlare di Perara, di Trecastelli, certo, del territorio che conosco e dove sono cresciuto. Ma se tu devi realizzare un edificio anche modesto, in un'area anche piccola, puoi prendere il parere della forestale, della sovrintendenza, del parco dell'Etna, dell'ufficiale sanitario. 4 pareri, avvocato, che tutelano lo stesso 4 potere. 4 visti. Cioè, se la sovrintendenza dice va bene, perché il parco dell'Etna? Anche 10 se fossero un giorno solo. Ma non lo so, ma non può essere poi. Ma neanche di un giorno solo, perché se la sovrintendenza, la forestale, mi dicono sì, perché il parco poi mi deve dire no? Cioè, qual è? Cioè, la gente non lo capisce, noi di queste cose dobbiamo parlare. Allora, perché solo sento di Messina, dicono sì, su una proposta di legge di questo tenore, io voglio vedere quali sono i deputati che sono contrari e diranno voto contrario, di questo dobbiamo parlare. L'Etna che è mummificata, non è che viviamo in Africa. Dico, veniamo tutti attorno al vulcano, abbiamo l'Etna mummificata, non si può muovere un sasso, non puoi piantare niente, non riusciamo a fare la stagione turistica, Giacomo, è iniziata il 1 febbraio in Sicilia, io scio, dico, provo, è l'unico sport che faccio, quindi non faccio fatica ormai, dico, ma perché negli altri posti d'Italia deve iniziare il 28 novembre, fra 15 giorni o i primi dicembre, e in Sicilia parte il 1 febbraio, perché si litiga col concessionario, col sindaco della città, perché non c'è mai un accordo. E ci vogliono 5 piloni per collegare la funivia di Lingua Cossa a quella di Nicolosi e non riusciamo a farlo. Dico, di queste cose dobbiamo parlare. Vogliamo dare un po' di numeri? Io vorrei dire, proprio anche perché vi devo congedare, siamo arrivati, vi ho trattenuto al di là delle vostre, vorreste scappare, non lo fate ancora perché stiamo chiudendo, abbiamo ormai 7-8 minuti di trasmissione, ormai siamo arrivati alla fine. Volevo dirvi i numeri. Crocetta non alla maggioranza. Vabbè, ci sono, ballano, 40 deputati ci sono. Ballano 25 tra Grande Sud, Partito dei Siciliani, aiutami nei numeri. Sono c'è Grillo, 15. Quella di Grillo era interessante, e 15, domanda, avvocato, sono 15 e 15? Su per giù sì. La di Grillo. Sono 15, una domanda su Grillo. Sono 15 e 15, io voglio farvi la domanda su Grillo, ma vi voglio dire, secondo voi Crocetta prenderà degli accordi ora iniziali, cioè nel senso al gruppo MPA Grande Sud prenderà 5 deputati per esempio, dai grillini porterà 5 grillini, no, oppure pare, no? Mi pare improbabile. Secondo me no, è improbabile e lo dimostra l'atteggiamento che sta avendo. Quest'ora sarebbe andato dai grillini o dal PID. O del PDL, quindi non ci va. Un assessore sotto banco, un dirigente generale, questo non l'ha fatto. E secondo voi dopo quanti disegni di legge, quanti disegni può accettare Crocetta in maniera negativa? Voglio farvi disegni legge. Quanti ne può accettare? Voti contro. Quanti voti contro quando sarà poi da dover decidere sulle grandi scelte? Quanto andrà avanti secondo voi? Andrà avanti perché io anche le dichiarazioni dei responsabili dei partiti, dei capigruppo scende, dei leader, dico, ho trovato un atteggiamento, mi è parso apprezzabile, di grande responsabilità. Poi la storia è un'altra cosa, però diversamente, dico, dobbiamo ammettere anche un altro errore, questa legge elettorale è fatta male, no? Questo, e non è soltanto già con una, perché qua avvocato, cioè di questo, allora, la legge elettorale, il porcellum è quello che è un porcellum, ora pure peggio, questa legge è fatta male, perché voglio dire, non ha senso, cioè o tu dai un listino col premio di 30 deputati oppure 8 non servono, no? Lo potevano togliere e eleggere altri deputati del popolo. La legge per gli enti locali è fatta male pure, Toti, perché non può essere che il sindaco di Tremestieri vinci e si trova 15 deputati, 15 consiglieri a favore e 15 contro e 5 a favore. Fatto l'esempio di Tremestieri, che è quello, cioè, sempre più nostro, e chissà quanti altri casi ce ne stanno in Sicilia. Cioè, noi dobbiamo decidere. Dico, sono errori gravi che quando vengono approvate queste leggi qualcuno si deve prendere la responsabilità che l'ha votata, no? E quindi sempre, torniamo alla responsabilità, occorre riformare il sistema del meccanismo delle leggi elettorali, è quanto mai urgente anche di questa legge elettorale che non ha funzionato. Allora vi voglio chiedere il pensiero su Grillo, però vi voglio dire anche il Partito dei Siciliani Grande Sud farà un'opposizione come al partito di Crocetta e l'UDC? Io dico ancora riunioni del gruppo che hanno definito la linea da tenere in assemblea non ve ne sono state, anche perché ancora di discussioni anche di tematiche ce n'è poca. Io dico una cosa, spero, ed è il mio sogno,
Ritengo che Crocetta, a prescindere dagli schieramenti, sia una persona intelligente, coraggiosa e di grandi capacità. Io spero che lui abbandoni al più presto e se ne renderà conto in aula, e quindi per questo dico che sarà utile il nostro ruolo di opposizione, si renda conto che seguendo i partiti nazionali e formule sperimentate a Roma, innaturali certamente a Palermo, si renderà conto presto che non potrà governare. All'indomani di questa presa di consapevolezza ci deve essere un momento di aggregazione e fare una grande giunta tecnica, non tecnocrata o frequentata da personaggi che hanno a che fare con banche o altro, ma di politici e di uomini di buona volontà che in Sicilia governino assieme e facciano le cose che servono in un momento di difficoltà straordinaria, però fatta dalla politica, quindi assieme con le persone che ci credono e che fanno il bene alla Sicilia. Spero che possa accadere questo. E questa è, voglio dire, una considerazione importantissima, cioè, nel senso, qui lui fa la prova, se la prova non funziona, allora... Ma voi pensate veramente che ci saranno, non si troveranno i deputati per votargli qualcosa? A un certo punto, col rischio che lui dice, navigazione a vista, ce ne andiamo a casa tutti. Navigazione a vista, non si è mai visto. Non si è mai allora visto. Tu quindi sostieni questo. Li troverà. Navigazione a vista, quindi non ci li sarà. Trova quelli che glieli votano le cose, li trova. Quindi troverà sempre qualcuno appoggerà la cosa. Sì, però il sogno. No, certo, voglio vedere il gruppo di Grillo cosa farà, quello sono interessato, non lo so. Secondo te. Il costo con il quale si trovano. Perché poi il gruppo di Grillo i deputati. È teoricamente il gruppo più oltranzista. Ci sarà il costo politico. Il costo politico, naturalmente. Il gruppo di Grillo è quello più oltranzista, dicendo non facciamo alleanze con nessun tipo, con nessuno. Ma che cosa faranno? Questa è la grande domanda. Questa è la grande domanda. Allora, io non sono preoccupato per la telecamerina che riprende, sono preoccupato per l'auricolare. Se è sintonizzato con qualcheduno che dovrà dare delle indicazioni. Ecco, l'unica preoccupazione che io ho è questa. La telecamerina mi fa piacere, condivido il fatto che si debba mettere in piazza tutto quello che accade senza fare demagogia, cercare di denunciare quando c'è da denunciare, cercare di trovare le soluzioni. Non vorrei però ci fosse, dato che ci sono dei diktat che non si possono fare delle determinate cose, io non lo so se, voglio dire... Tu perché sei andato in un salotto televisivo, non dovevi andare? No. Cioè sei libero di fare questo? Sì, posso farlo tranquillamente, sì. Io non sono un giornalista schierato, quindi voglio dire che no, con me puoi farlo. Certo, ci mancherebbe. Però siccome c'è questa forma di induzione, no? Le donne che provano qualche cosa di particolare a doversi specchiare in questi salotti, ecco, queste sono considerazioni che fanno male alla democrazia, voglio dire, no? Io vorrei sentire un po' da voi velocemente, anche perché siamo alle conclusioni. Dico, lo scopriremo solo vivendo, diceva una canzone importante di tanti anni fa. Vedremo che atteggiamento avranno. Io penso pure che avranno un atteggiamento oltranzista, e l'hanno dimostrato. E hanno, secondo me, io dico una cosa con molta franchezza, hanno tutto l'atteggiamento, hanno tutto l'interesse a farlo, perché loro pensano al piatto grosso delle politiche e quindi dovranno fare un sacco di fumo. Il loro obiettivo sarà quello. Se resta questa legge elettorale, molti nostri colleghi a Roma non l'hanno capito, veramente Grillo rischia di poter vincere. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale già come vera, scendendo dalla gente, ascoltando molto. C'è un sentimento di sfiducia totale nei confronti dei partiti, nei confronti della classe dirigente, quindi questa deriva oggi arriva tutta da Grillo, è un problema serio per tutti, quindi questo rischio c'è. C'è questo rischio. Allora, solo per i saluti a Palermo con Sciano e Antonio Asaro e poi 30 secondi per chiudere da Catania. Sciano, Asaro. Allora, lascio subito la parola a Sciano, che come sempre ha seguito, no, e qui noi abbiamo commentato. Abbiamo sofferto. Abbiamo anche sofferto, perché non è facile tenere un cavallo di razza come Sciano. Lo inviteremo a Catania. La realtà è amara. Poi qualche volta avrò l'onore di venire a Catania, sì. E allora parleremo di più. E allora il finale però, a Giuseppe Sciano. Ecco, però io vorrei dire questo, che esce male la Sicilia, esce male da questo tipo di elezione. Paradossalmente escono meglio, ecco, i partiti tradizionali, che almeno uno sa che cosa sono, che non i fenomeni da baraccone, perché anche Crocetta non ci fa una bella figura, diciamolo francamente. Qua c'è una visione provinciale proprio, e che è la negazione della Sicilia, perché l'assemblea regionale, il Parlamento siciliano deve guardare avanti.
deve guardare al mondo, deve guardare a obiettivi nobili. Ora, questo fatto di avere ridotto tutto a spettacolo, in parte la responsabilità è di Grillo, ma si sapeva. Ma lo spettacolo viene pure da Crocetta, diciamolo francamente, si ha paura di dirlo, ma è così. Insomma, si tende al sensazionale, dimenticando i bisogni della Sicilia. È stato fatto il nome di Battiato come assessore, io mi scappello. Sono orgoglioso di avere in Sicilia, insomma, come siciliano, sono un genio di questo tipo, un artista di questo tipo, però non è adatto a fare l'assessore, secondo il mio umile parere, perché non si può scherzare con le istituzioni. Ci vuole rispetto per le istituzioni. Se vogliamo che la Sicilia sia rispettata dagli altri, dobbiamo rispettarla noi stessi. Qui, noi stessi, qui si manca di rispetto alla Sicilia. Grazie a voi. Grazie, grazie. Chanò. Purtroppo non abbiamo più tempo, la ringrazio per essere stato con noi, le rinnovo l'invito però di raggiungerci a Catania. Grazie Antonio. Grazie, per la tua grazie collaborazione. A te direttore, alla prossima. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Chiudiamo quindi il collegamento con Palermo alle battute finali. Beh, voglio dire, è sempre quello che si dice, lo spettacolo è perché un personaggio mette le pinne ai piedi, viene a nuoto in Sicilia. Pensate un po' quante volte abbiamo preferito, ha detto ora mi tuffo in mare, me ne vado perché devo viaggiare, devo aspettare 4 ore sullo stretto di Messina o viceversa, l'avremmo fatta sicuramente volentieri a nuoto perché non ci sono i mezzi, e quei mezzi di riflesso sono quei mezzi che mancano in tutta la Sicilia, perché non è solo una questione di traghetti a Messina, ma è ingigantita su quello che accade in Sicilia. Abbiamo detto di cose importanti, io poi una riflessione finale con Toti Lombardo la voglio fare, legata al fatto che questa sera è il suo debutto televisivo, possiamo dire, e ha dimostrato, penso, senza voler dire e aggiungere cose per piaggeria, ha dimostrato idee chiarissime, ha dimostrato di essere un ragazzo, un giovane che vuole fare per la sua terra, è stato coniugato, trota, pesce spada, eccetera, eccetera, con riferimento a un soggetto, tra l'altro di carattere verde, cambia maglioncino, la prossima volta non lo mettere il verde, perché sai, potrebbe essere anche antipatico farlo, voglio dire, perché si sono anche arrogati questo diritto, il fatto di utilizzare il colore verde. Ecco, questa è la dimostrazione che in Sicilia ci sono soggetti giovani che, pur avendo, devo dire, essendo baciati dalla fortuna, perché non è che tutti possono dire io ho mio padre che è stato presidente della regione, che è un personaggio di grande valenza fondamentale per la Sicilia, beh, è stato a fortuna, deve dimostrare, dimostrerà con i fatti quello che è il suo valore. Già qui questa sera penso abbia guadagnato qualche punto, io mi auguro anche per te, però voglio dire, ha dimostrato di avere le idee chiare. Questo lo dico al giornalista che dovrà scrivere probabilmente. No, ho scoperto che la mafia non ha votato questa volta. Hai scoperto anche sì, questo. Quando vincono certi personaggi la mafia scompare sempre. Sì, la mafia scompare sempre, questo è un aneddoto che bisogna tenere in considerazione. E allora, abbiamo detto del pensiero finale, quello che è il programma di Anthony Barbagallo, ovviamente Pedara è sempre tutelata, sempre servita, non ci sono problemi. Pedaretti hanno votato in massa per noi. Noi siamo uno dei pochi comuni che non ha avuto mai un parlamentare regionale, mai un parlamentare, neanche regionale. Non dimenticherò mai la sera che si è saputo la festa in piazza, è stata una cosa da non dimenticare. Poi una telefonata a Lombardo ogni tanto gliela fa. No, mi ha chiamato Lombardo per farmi una telefonata di auguri di bocca al lupo, quindi scommette Lombardo, ha scommesso, cioè dire, nel senso che un altro partito. Non diciamo cose che non sono, mi ha fatto una telefonata che ho apprezzato molto, di in bocca al lupo e di auguri, quindi voglio dire leale e cortese come capita tra persone per bene. Quindi. Perfetto, benissimo. Allora ringraziamo, anche perché abbiamo ancora un compito da assolvere con Adalgisa. Facciamo una cosa, 30 secondi e poi facciamo i saluti finali. Prego. La società cooperativa Prassi, progetto assistenza sociosanitaria Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia e nel resto del mondo. Per una informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare in sovraimpressione.
info@comedri.info, telefono 095 35 90 38 339 59 59 922. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche alle possibilità di trattamento delle malattie. Società Cooperativa Prassi. Aggiungere. No, assolutamente. Il maglione verde non abbia comportato altri problemi. Che non abbia confuso le idee. No, infatti. Benissimo. Grazie a Toti Lombardo, grazie al sindaco di Pedara. Io sono di abito a Pedara, quindi la gente può pensare che ti tortura. No, per me è più importante il sindaco, voglio dire, in questo momento a Pedara. Grazie a Anthony Barbagallo, vi auguro ovviamente buon lavoro a tutte e due, sperando che si possano portare avanti quelle idee che ci sono state messe. Gli auguri buon lavoro, perché c'è tanto da fare. Grazie. Marco, grazie, fammi un titolo importante domani sulle Iene, il fatto dei giovani con la G maiuscola, che servono non solo ai giovani ma anche ai meno giovani. Anche tu, vedo che i capelli sono bianchi. No, io non sono più giovane. Non sei più giovane, quindi va bene. Però noi seguiremo Crocetta, perché è spettacolare, veramente. È un personaggio spettacolare. Ah, tu la metti da sotto il profilo spettacolare. È un po' come Michael Jackson. Ho capito. Dobbiamo dire che è uno dei migliori siti che fa attività di giornalismo fatta bene. No, a differenza di altri, non sono, come dire, colonizzati da nessuno. Questo lo dobbiamo dire, no? Facciamo. Complimenti, Marco. Grazie, no, questo è preoccupante. Complimenti. Grazie a Marco. 30 mai secondi. Da politici. Mai. 30 Io secondi. Faccio gli auguri ai due deputati, ai due giovani deputati, e mi auguro che veramente riescano a superare le prove che le aspettano, perché sicuramente delle prove serie ci saranno. Cercate di vincere la tentazione di rimanere ancorati ad ogni costo alle poltrone, e cercate di spingere il presidente o comunque i vostri i vostri padrini, perché Bottafogo ha detto che il presidente Lombardo da padre si è trasformato in padrino, quindi non voglio evitare di dare un giudizio su Bottafogo, però dico, vi raccomando, cercate di valorizzare al meglio i nostri cervelli. Perfetto, su questo auspicio, su questo auspicio, ottimizzare il cervello di tutti coloro che dovranno cercare di fare qualcosa per la Sicilia. Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per aver prestato attenzione a questo programma, quindi a Parliamone Ora, appuntamento come sempre la settimana prossima, lo stesso orario, lo stesso giorno, martedì. Buonasera, buonanotte, arrivederci.